cosa faremo più format di quello che noi facevamo nel Godoverse. Noi nel Godoverse avevamo uno show incredibile che vorremmo provare a riproporre qui, anche se la vedo dura, perché non abbiamo mezzi, non ci conosce nessuno e quindi la vedo dura. Poi speriamo per dicembre, metà dicembre, il primo episodio del nostro show. Non vi diciamo titoli, ma avremo delle sigle, avremo tutto fatto un po' casareccio, perché, ripeto, siamo in 3, 1, 2, 3 e non c'avevamo nessuno. E purtroppo le cose ci sono cambiate rispetto al Godoverse, che avevamo una troupe, avevamo un gruppo incredibile ed eravamo bravi nel settore. Qui, insomma, questa piattaforma youtubesca non è come la nostra. Salve, lo so, fa strano che il vostro cameraman 1 in questo caso inizi il video invece che i nostri incredibili eroi che sono molto più bravi di noi, che sono sicuramente più bravi di cameraman 1 e di cameraman 2 nel fare le cose. Volevo solamente fare una minuscola intro, una pre-intro della intro, come direbbe probabilmente Scheletro in questo momento. Perché volevo dire che dopo mesi, non passati, 4 mesi, siamo riusciti a fare la prima puntata ufficiale dello show, che come vedete ci abbiamo messo molto più tempo del previsto, però per noi è un traguardo importantissimo, perché ancora non sapete tutta, diciamo, la lore e tutto quello che si nasconde dietro tutto questo, però spero che questo sarà un piccolissimo tassellino, un piccolo achievement che siamo riusciti a fare, perché ripeto, noi ci puntavamo veramente tanto a questa cosa dello show incredibile, quindi loro ci puntavano soprattutto, e quindi insomma siamo riusciti a fare questa cosa, e chissà se un giorno rivedendo e risentendo queste frasi, insomma, le cose saranno cambiate, chi lo sa. Noi cameraman incredibili ci crediamo fortemente in tutto questo, e quindi chi lo sa, chi lo sa. Quindi non voglio farla troppo lunga, perché altrimenti già il video verrà troppo lungo. Quindi voglio sicuramente ringraziare tutti che ci seguite. Siamo già arrivati quasi a 50 follower su Instagram, che insomma lo so, ci accontentiamo di poco, ma ripeto, per noi è tipo troppo. Scusate. E le visual cominciano a salire. Vedere 50 visual per noi, ripeto, è tantissimo. Cioè, è veramente grazie. Anche se cliccate il video e ve ne andate, grazie. Grazie lo stesso, ok? Quindi voglio dire un'ultimissima cosa. È più un ricordo che voglio lasciare in questo video, che sicuramente mi farà allegria sia a me che appunto che a camera numero 2 risentire del tempo. Ed è un grazie questa volta a un personaggio che se n'è andato recentemente e che sicuramente nella nostra vita, di camera numero 1 e camera numero 2, quando eravamo piccoli, è stato presente in varie forme a livello televisivo. E quindi volevamo semplicemente dire grazie a Maurizio, grazie a Maurizio per averci fatto ridere tanto quando eravamo piccoli, per averci fatto vedere cose che quando eravamo piccoli magari non avevamo capito. Quindi grazie a Maurizio, e lo show deve proseguire, quindi vi lascio alla prima puntata ufficiale dello show. Sigla. Siamo riusciti, salve a tutti, io sono il vostro Shush ed eccoci qui alla prima puntata ufficiale del nostro show che posso finalmente dire si chiama Antishow. Ma bando alle ciance, il vostro Shush vi presenta niente po' di meno che il miglior show osso di tutti, Sua Maestà Scheletro. Venga, Sua Maestà! Dopo 4 mesi, cazzo! Finalmente il nostro show incredibile! Che si chiama finalmente l'Anti-Fucking Show! Yeah! E ballo per voi con la mia super intro, che assolutamente non è famosa per niente, l'ho resa famosa io.
Ma vi rendete conto che ci siamo riusciti finalmente? Incredibile! Guardate, abbiamo tutto! Adesso vi fa il vostro scheletro incredibile! Troviamo il cameraman incredibile! Che anche lui è contento che finalmente siamo riusciti a fare il nostro scopo incredibile che avevamo detto. Pensate, nel video prima, nel primo video incredibile di presentazione, che volevamo fare il nostro show incredibile! E ci siamo riusciti! Damn, vero sus! Oggi guardate quanto sto carino dietro la scrivania! Sono proprio carino! E succhiate sempre il dubbio, mi raccomando! Su, sei calmo che qui c'è tanta roba da fare. Allora, intanto guardate quanto è bello il nostro logo incredibile. Guardate qua su, damn, con il nostro logo di Instagram e tutti i login, che non metterà mai a fuoco la camera incredibile. Eccoli, guarda quanto sono belli. Damn, è il nostro logo dell'anti fucking show incredibile. E poi guardate, incredibile, la nostra scrivania incredibile con il nostro logo incredibile. Ringraziamo il cameraman che ha lavorato incredibile. Abbiamo un microfono incredibile e una tazza piegata. E dei fiori che assolutamente non servono a coprire i buchi del nostro stage. E poi qui abbiamo il nostro leggio, credo si dica leggio, no? E poi abbiamo anche una poltrona per gli ospiti. Insomma, non avete idea delle cose che abbiamo fatto in casa, quanto siamo carini. Damn, questa sarà una fotina che mettiamo su Instagram. Comunque, incredibile, benvenuti ragazzi, incredibile, grazie di aver creduto in noi circa per tutto questo tempo. E ci siamo riusciti ad arrivare alla puntata dello show numero 1, che parlerà incredibile del tema della natura. E ringraziamo Siamo Faber, che ha introdotto l'argomento incredibile nel suo salottino del Goto, che è un soft format che si collega benissimo allo show. Anche se lo show, ve lo diciamo subito, sarà una puntata minimo al mese. Lo show non sarà una puntata che vedrete ogni settimana. Lo show incredibile, ora vedrete perché vi facciamo una presentazione, perché giustamente non sapete. Questo è il nostro programma incredibile che portavamo nel Godo, perché noi eravamo famosissimi per questo programma incredibile, ci seguivano tutti, avevamo una marea di Godo pazzesca e forse è per questo che ci hanno fatto fuori. Maledetti, vero sus? Succhiate! Ecco, bravo sus. E quindi eravamo famosi per il nostro show incredibile. E ora vi faremo vedere come è strutturato il nostro show incredibile, che, lo ripeto, parlerà al primo puntato del tema della natura. Quindi risalutiamo Faber nel dubbio. Quindi adesso, incredibile, mano incredibile, sus, chiama mano e fai portare il leggio incredibile. Vai sus, forza mano, tocca a te. Quello incredibile, salutiamo mano. Smoke weed, incredibile, ma oddio, come vedete tutti collaborano incredibile alla creazione del nostro show incredibile. Siamo super contenti, siamo super cari. Comunque tranquilli, lo so, avrete 3000 domande e non vi abbiamo dato risposte circa. Quindi tranquilli, adesso vi spieghiamo tutto. È anche la nostra prima puntata in questo universo, quindi calmi, però sus. E portate pazienza e godrete. E fidatevi, ecco appunto. E ora vi diremo le parti del nostro show incredibile, visto che è la prima puntata. Allora, adesso vi farò vedere le parti incredibili. Eccoci qua, incredibile, adesso vi dirò incredibile com'è strutturato il nostro show incredibile. Come vedete, struttura anti-show incredibile, che poi vabbè c'è una lore incredibile dietro il titolo che vi diremo con calma, non è, possiamo dire tutto adesso. Ecco fatto. Allora, incredibile, la prima cosa sarà una bella introduzione sul tema di oggi, che in questo caso è il tema della natura incredibile, dove il vostro scheletro incredibile vi dirà delle cose assurde e poi sus continuerà dicendovi delle cose di... ci siamo capiti, però sus. Se mi cominciate a conoscere potete capire di cosa parlerò io, però sempre coerente all'argomento del giorno. E ci siamo capiti. Poi incredibile, ci saranno interventi vari durante tutta la puntata incredibile, fatti dai nostri incredibili amici e colleghi. E ci sarà Benito, Guglielmo, Faber, Klaus, tutti quanti che parleranno di un tema incredibile che ovviamente si collegherà al tema della natura. E vedrete, vedete, un sacco di interventi incredibili. Poi guardate, abbiamo messo Udino Magic, perché voi ormai l'avete conosciuto Udino, e questo un incredibile personaggio che abbiamo assolutamente per le sue doti magiche incredibili, l'abbiamo preso nel nostro show incredibile. Abbiamo fatto anche un provino nell'altro video incredibile, però sus. E diciamo che Udino ha delle doti molto nascoste e che un giorno ci farà vedere, sperando che non fallisce anche oggi. Mannaggia. E quindi incredibile, ci sarà incredibile Udino Magic, che farà un trucco di magia incredibile. Poi, guardate un po' che c'è scritto, Revion, incredibile. Questo non ve lo aspettavate, o forse sì. Nel primo video delle Revion, incredibile, vi avevamo detto che le Revion erano proprio un piccolo format che era dentro il nostro show incredibile. Però per tempo, all'epoca, l'abbiamo tirato fuori. Quindi adesso le Revion sono sia un format secondario, che ci sarà una mini Revion all'interno dello show incredibile. Come giusto che sia. Poi guardate un po', commenti assurdi. Ecco, questa è una cosa che vi dobbiamo spiegare. Allora, nel Godoverse ovviamente, dato che avevamo un sacco di gente che vedeva i nostri contenuti incredibili, ci mandavano dei commenti incredibili sui social che noi leggevamo incredibili, e usavamo anche un'altra applicazione per leggere i commenti. Insomma, vedrete. Poi abbiamo il momento più assurdo, l'intervista.
ospite, perché a ogni puntata di Incredibile ci sarà un ospite assurdo, famoso, che c'entrerà assolutamente col tema di oggi. Perché Cameron fa quella faccia? No, scusate, lasciate perdere il camera perché è un po' agitato, perché dice che abbiamo esagerato con l'ospite. No, non lasciate perdere il camera. Camera in film e non rompere, però sus. E succhia. E poi Incredibile il finale assurdo con gli annunci. E Cameron, fai un primo piano su annunci. Incredibile, perché non avete idea degli annunci che diremo Incredibile. Non avete idea, Incredibile. Ci saranno le nostre nuove cinture Incredibile. E vi diremo di un progetto sus segreto. Insomma, una marea di roba. Qui, questa è la Incredibile struttura. Taglio Incredibile. E si parte con l'introduzione al tema di oggi, che sarà sul tema della natura. Quindi taglio Incredibile. L'ho ridetto un'altra volta. A tra poco Incredibile. Ed eccoci qui, Incredibile, guardate, ovviamente abbiamo messo uno sfondo apposta perché adesso il vostro schedo Incredibile vi parlerà di un'introduzione incredibile al tema della natura, perché io sono famoso per fare dilucidazioni incredibili e su argomenti incredibili, quindi preparatevi, guarda quanto è bello. E qui adesso, come al solito, purtroppo la tecnologia va avanti, ma il vostro schedule deve usare per forza i PDF incredibili, perché questo camera non aggiorna i mezzi, comunque è tranquillo. Quindi in questo incredibile schermo adesso vi dirò, quindi eccoci qua. Partiamo, come al solito, dalla cosa più semplice, dare una definizione incredibile a quello di cui stiamo parlando. Quindi, che cos'è la natura? Semplicemente, la natura si intende incredibile, l'universo considerato nella totalità dei fenomeni e delle forze incredibili che in esso si manifestano, da quelli del mondo fisico incredibile a quelli della vita in generale. Avete capito? Quindi l'universo nella totalità di tutti i fenomeni incredibili che ci sono in questo caso in questo pianeta. E voi direte, perché stai partendo dalla definizione di natura che sicuramente io saprò perché ho studiato? Semplice, perché poi ci collegheremo al Godoverse, quindi state tranquilli amici, tutto è scritto, è tutto programmato incredibile, con chi pensate di avere a che fare? Abbiamo programmato tutto incredibile per questo show incredibile, parlo velocissimo. La natura può riferirsi alla sfera incredibile generale di piante e animali, ai processi associati a oggetti inanimati, al modo in cui si determina tipi di forme che esistono e ai cambiamenti spontanei come i fenomeni meteorologici, la pioggia, se ne avete capito, i geologici della Terra incredibile, la materia e l'energia di cui tutte queste realtà sono composte. Incredibile. Sembra una puntata di Super Quark, ma non era una puntata di Super Quark. E adesso un'altra cosa incredibile. Come abbiamo detto prima, abbiamo fatto incredibile che la natura si intende l'universo. E ci collegheremo a che cos'è l'universo. Che cos'è l'universo? L'universo è definito come il complesso che racchiude tutto lo spazio e ciò che contiene tutto quello che c'è da dentro. Come la materia e l'energia, le stelle, le galassie, il contenuto come i pianeti e lo spazio intergalattico. E questa è la definizione base di natura e vi ho spiegato il senso dell'universo. Ora, perché vi ho detto tutto questo? Semplice, perché voglio fare un collegamento incredibile al Godoverse. Quindi, adesso che abbiamo capito la definizione di natura, che sono considerati la totalità di tutti i suoi fenomeni, che cos'è il definito e come è definito il concetto di universo, voi vi chiederete, ma questo Godoverse è simile a livello incredibile di natura e di incredibile di universo al nostro universo? È un'ottima domanda incredibile! Quello che vi dovete sapere è che il nostro Godoverse è molto simile a questo universo. C'è l'unica grande differenza è che nel Godoverse la natura è molto molto diversa da qui. Ci sono un sacco di animali incredibili e di piante incredibili e ci sono un sacco di razze, etnie e ci sono molti più pianeti. Nel Godoverse ci sono una miriade di pianeti con tantissime razze e tante altre cose incredibili. Però purtroppo da quello che sappiamo sono successe un sacco di cose e noi non è che noi pecchiamo di intelligenza, qui ci vorrebbe il nostro incredibile nonno incredibile, che lui sa tutto di queste cose incredibili, non è che siamo super colti incredibili, noi vi diciamo le cose che sappiamo, però lui sa tutto di storia, e Sus ve lo confermerebbe, ma Sus non c'è, e questo è lo sketch mio, poi farò lo sketch Sus incredibile, mannaggia. E quindi incredibile possiamo dire che il Godoverse è pieno di queste cose, e tutto questo si sviluppa sul fatto che nel Godoverse esiste un'energia incredibile, che muove la natura e tutte le cose incredibili, e questa energia incredibile è il Godo, altrimenti è Godoverse, è il Godo. E voi direte, c'è in questo universo il Godo? No, qui non c'è un cazzo, non ce l'avete voi il Godo. È per questo incredibile che noi quando siamo arrivati, non che adesso ci ricordiamo benissimo le cose, e c'è pure quel bruco di merda che ci rompe le balle e ci dice informazioni che noi non ricordiamo, mannaggia la miseria. Quando siamo finiti qua, la nostra memoria è incredibile, è un pochino si è accorciata, mannaggia la miseria, non ce le ricordiamo tutte le cose incredibili, le stiamo ricordando piano piano. Ma quando noi siamo arrivati il Godo non c'era, infatti noi non potevamo usare i nostri poteri incredibili.
E poi durante il combattimento con Bob è successo qualche cosa. E un po' di Godo, dal Godoverse è arrivato in questo universo. È per quello che noi abbiamo potuto fare le nostre trasformazioni incredibili. Però il problema è che, appunto, non essendo nel Godoverse, il nostro livello di Godo ci mette di più a salire a un livello incredibilmente sufficiente. E per quello che non è che adesso mi posso trasformare incredibile così in Adam Skater. Non ci posso diventare, vedete? Qua! Vedi, non funziona. Questo perché in tutte le entità del Godo si assorbono l'energia del Godo. Che siano piante, animali, incredibili, tutte le cose incredibili del Godoverse. Che infatti sono diverse, sono sviluppate, ci sono creature che nel Godoverse sono normalità, in questo universo non esistono. Anche la conformazione dei territori è diversa. Quello che voi chiamate pianeta Terra è molto simile, incredibile, al pianeta Terra del Godoverse, solamente che lì si chiamava Terrarium. Incredibile, e però una conformazione diversa. Noi stavamo in una regione molto piccola, mannaggia la miseria. Comunque, poi vi spiegherà mai se mai verrà il nonno. Adesso non è che poi possiamo starvi a spiegare Super Quark incredibile del Godoverse. Intanto cominciate ad assimilare la nostra cultura incredibile. Incredibile! E sicuramente nel Godoverse c'era molto più rispetto della natura che in questo universo, incredibile! C'era un equilibrio incredibile tra tecnologia e natura. Nel nostro pianeta Terrarium, incredibile, che è uno dei miliardi di pianeti del Godoverse, la natura è sviluppata, c'erano i mari puliti, e l'oceano era pulito, e le montagne erano incredibili, e poi c'era anche la tecnologia incredibile. Non è che la tecnologia era molto più sviluppata, ci stavano i cazzo di robot incredibili, non è che adesso ci sono robot così intelligenti in questo livello. Quindi c'era un equilibrio incredibile fra natura e tecnologia incredibile, che in questo universo è più per la tecnologia che per la natura. Infatti adesso il vostro schedo incredibile vi dirà una cosa molto spicy sul rapporto uomo e natura. Quindi, collegandomi incredibile al discorso che ho fatto un attimo fa proprio sul fatto della natura e della tecnologia, dell'artificiale contro il naturale, il vostro scheletro vi dirà una cosa incredibile che ha notato vedendo questo universo incredibile. In tre fasi semplici e kawaii, che non c'entra un cazzo però di cose. In che senso? Vi spiego subito, incredibile. In questo universo, il vostro incredibile, l'uomo incredibile all'inizio dei tempi aveva un rapporto molto spicy con la natura incredibile. L'uomo viveva con la natura incredibile, c'era rispetto per la natura. E adesso dirò una cosa che si collegherà alla parte che dirà Sus tra poco, incredibile. L'uomo credeva talmente tanto incredibile nella natura da pregarla anche questa natura, da ringraziare questa natura per i frutti che regalava. E posso farvi due esempi incredibili, come ad esempio il giardino dell'Eden, che era questa idea, questo incredibile giardino idealizzato dove c'era tutto, i primi due uomini, Adamo ed Eva, ci stavano incredibili e godevano di una natura incredibile, ma anche semplicemente il concetto di madre natura che vi parlerà Sus tra poco, incredibile. Quindi all'inizio il rapporto era molto positivo. Poi che è successo? Quando l'uomo ha cominciato a sviluppare la sua incredibile testa, che non sarà mai grande come la grande testa di Sus, incredibile, l'uomo ha cominciato a dire, però attenzione, io posso essere anche un pochino più infame e sfruttare la natura invece di ringraziarla. E quindi che è successo? Che l'uomo ha cominciato a svilupparsi incredibile, posso cominciare a usare la natura incredibile, invece di dirgli grazie natura, posso cominciare a usarla a vantaggio mio senza doverla ringraziare in continuazione. E quindi si è partiti incredibile con le coltivazioni incredibili e bla 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 bla, incredibile, però nonostante tutto, nei popoli antichi c'era sempre questo rispetto incredibile, si cominciavano a pregare di meno le divinità della natura, ma c'era sempre un rispetto incredibile. Fino a quando, ovviamente, la terza fase incredibile, che non è più una via di mezzo, si va per l'industrializzazione incredibile, quindi tutto dalla parte dell'uomo, e alla natura non rimane più niente. Incredibile, pazzesco, assurdo, incredibile. Quindi che cosa voglio dire in tutto questo? Che come vedete, siamo arrivati a un livello incredibile. Che altro che il Godoverse. Il Godoverse sta eoni avanti a questo universo. L'equilibrio, ovviamente, è più dalla parte del Godoverse, perché il Godoverse, nonostante tutto, c'è un rispetto tra tecnologia incredibile e natura incredibile. Quindi, spero che vi sia piaciuta questa introduzione al tema della natura. Questa è una cosa che c'è sempre nelle nostre puntate incredibili, una piccola delucidazione incredibile fatta dal vostro schermo incredibile sul tema della natura. Adesso passo la palla a Sus, che vi parlerà, guardatemi bene, dei madre natura. Ci siamo capiti, vediamo che cosa dirà Sus incredibile. Quindi passo la palla a Sus, vai Sus incredibile, parlaci di madre natura. Ed eccomi qua, il vostro Sus, adesso è il suo momento di fare incredibile lo sketch. E adesso il vostro Sus vi spiegherà il concetto incredibile di madre natura e vedrete che capirete perché il vostro Sus parlerà di questo argomento e ci farà compagnia a mano. Saluta a mano. Smoke weed. Mano mi darà una mano
Vabbè, che battuta del cazzo, forse la tagliamo pure. Comunque, Mano mi darà una mano se sono in difficoltà. Comunque, andiamo ad analizzare l'incredibile concetto di madre natura. Concetto di madre natura. Eccoci qua, incredibile. Come si può parlare di madre natura? È molto semplice. Madre natura è la comune, detta anche personificazione della natura, focalizzata intorno appunto agli aspetti incredibili di donatrice di vita e di nutrimento, incarnandoli ovviamente nella figura di mamma, quindi nella figura materna. Quindi c'è sempre stata questa associazione incredibile tra maternità e natura, perché i frutti della mamma natura, oppure la madre natura, fate come vi pare, se li mangiava l'uomo, e quindi l'uomo dovrebbe ringraziare la madre natura. Avete capito? Avete capito? Tranquilli che ora vedrete dove vado a parare. Ovviamente, come abbiamo detto prima, le immagini di donne rappresentanti madre natura o la madre terra sono senza tempo, e infatti sono nei secoli questa cosa è ricordata sempre. Camera, mi però stai fermo con questa cazzo di camera che la muovo in continuazione, santa miseria. Infatti, in età preistorica, incredibile, le dee erano venerate per la loro associazione con la natura, la fertilità, la fecondità e l'abbondanza agricola. E questo è importante, come ha detto Sua Maestà prima. Infatti, soprattutto nei tempi antichi e delle popolazioni come i babilonesi e i sumeri e gli assiri, le famose sacerdotesse, che poi vabbè, sono diventati sciamani, però vabbè, col tempo lasciate perdere, si sono confusi, per millenni, prima dell'inizio delle religioni, dette appunto vari arcani, davano idee sulla natura, e quindi se avevi dei dubbi andavi a parlare con loro, perché magari mamma natura ti voleva dire qualche cosa. Ovviamente, questa è una cosa che infatti ci siamo annotati incredibile, oltre alla figura di madre natura, c'è sempre stata detta la figura di padre tempo, quindi anche una figura maschile c'è sempre stata. Però adesso andiamo a parlare dell'argomento incredibile, cioè abbiamo detto madre natura, quindi la personificazione della natura, che è sempre stata venerata dall'uomo. Ma dov'è diventata famosa madre natura? Semplice, ragazzi miei, madre natura è diventata veramente rilevante con il programma di Ciao Darwin. Avete visto il vostro sushi come fa i collegamenti incredibili? Ciao Darwin, infatti, è un programma televisivo di genere, un game show incredibile, che pensate è andato in onda il 3 ottobre del 1998 su Canale 5, con la conduzione incredibile di Paolo Bonolis e, indovinate, Luca Laurenti, l'uomo che sa dire aiuola 50 volte in 5 secondi. È un Guinness World Record, come direbbe Jerry Scotti, vero Sus? Sì, vero Sus, sono io Sus, cazzo. Vero Mano? Smoke weed every day. Mano, mi raccomando, parla vicino al microfono, incredibile, perché altrimenti, insomma, non si sente bene, appunto. Pensate che, ovviamente, questo, beh, penso si è capito, il titolo della trasmissione, oltre ad essere un vero e proprio collegamento alla natura, è un collegamento all'evoluzione della teoria di Charles Darwin. Lo ricordate Darwin? Ecco, bravi ragazzi. Infatti, proprio prima abbiamo detto la figura di padre tempo, questo programma, che è diciamo la prima figura di questo programma, è stata proprio madre natura, che normalmente sono delle belle civentoline, delle belle civentole che piacciono al vostro sus, mamma mia. Nella quinta edizione è stato pensato, introdotto anche padre natura, che è stata una figura che c'è stata per qualche edizione, ma diciamo che il focus è sempre stato su madre natura, vero Mano? Smoke weed every day. E che madre natura, mamma mia. Però, giustamente, voi vi starete chiedendo, ok Sus, hai fatto una delucidazione sulla natura, hai fatto una delucidazione sul collegamento fra madre natura e ciao Darwin, ma io ti voglio chiedere, chiedetemelo un po' sta cosa, lo so che vi starete chiedendo, ma chi è la prima madre natura? E ci arriviamo adesso, perché il vostro Sus ha trovato delle informazioni Sus su questo argomento incredibile. Prima di dire quello, volevo dire una cosa, può finire il discorso di prima, che altrimenti mi fa discordare le cose. Volevo semplicemente dire che ovviamente lo scopo di Ciao Darwin è che ci sono due squadre incredibili che rappresentano due categorie umane prestabilite, diverse ovviamente, che cercano, che tramite questo gioco si cerca di scoprire quale delle due è la più forte, in ossequio alla teoria di Darwin, per fare in modo che appunto la razza del futuro, insomma la razza del futuro, possa avere i connotati e le caratteristiche della migliore squadra, e che quindi insomma ci sia un'evoluzione con i tratti della migliore squadra. Vabbè, insomma, avete capito. E adesso arriviamo alla chicca. Ma chi è la prima madre natura? Vai Mano, metti la slide. Adesso il vostro Sus vi presenterà la prima vera
madre natura della prima edizione di Ciao Darwin, che pensate, si chiama Annabel Suzanne Breuka, credo si dica Breuka, insomma, è svizzera tedesca ed è letteralmente sparita. Cioè, ci sono pochissime foto di questa signorina per il web, perché giustamente lei è sparita, cioè non gli piaceva essere famosa, e oppure l'hanno buttata fuori, cioè insomma noi non lo sappiamo, non ci permettiamo assolutamente di dire niente, però da quello che sappiamo è tornata a una vita bucolica, letteralmente naturale, di come era prima. E adesso vi presento questa signorina, guardate che foto incredibile che abbiamo trovato, wow, eccola qui, guardate, questa è Annabel Suzanne Breuka. Incredibile, con Luca Laurenti da giovane, guarda che bello, e Paolo Bonolis, incredibile, avete visto, incredibile? Me la rivedo anch'io sta foto perché me l'ero scordata, guarda, incredibile, lei, pensate, è la prima madre natura. Però voi vi starete chiedendo, e vabbè, però sus, noi vogliamo vedere pure il primo padre natura, e adesso ve lo diremo, vai mano. Questo invece è il primo padre natura, che è stato nella quinta edizione, se non sbaglio, camera mi conferma, e si chiama Garrick Wilson e viene dagli Stati Uniti. Guardate che bel fico. Damn! Eccolo qua. Lui è il primo padre natura dell'edizione di Ciao Darwin. Però, dato che il vostro sus gli piace essere completista, se vuol dire sta cosa, gli piace completare le cose, vero mano? Smoke weed every day! Un'altra chicca, perché oltre a padre natura e madre natura, in questo programma ci sono le cosiddette prime donne, che sarebbero delle specie di peline, se vuol dire, vabbè, diciamo delle peline. Un giorno anche il vostro sus avrà delle belle vallette, se il nostro show andrà bene, quindi succhiate. Guardate un po' che belle le prime in assoluto, prime donne. Ho rifatto un altro gioco di parole, mannaggia. Prima ho detto mano che mi dà una mano, e adesso vi faccio vedere le prime donne. Vabbè, sono assolutamente non volute queste cazzate. Scusate, vai mano, metti la immagine. Ecco, vi presento le prime assolute vallette, che si chiamavano, scusate per la pronuncia, però insomma non è che so facile, una è croata e una è serba, cazzo, e non le so pronunciare. Comunque una si chiama Vanja Rupena, credo si dica così, e Nena Ristic, insomma apprezzate, adesso insomma faccio vedere una bella foto così apprezzate meglio, insomma. Queste sono le due vallette incredibili che sono comparse, non mi ricordo quando, quinta edizione circa, dovrebbero essere comparse, all'inizio c'era solo madre natura, ragazzi. Poi hanno capito che insomma la gnagna attirava e ne hanno messa sempre di più. Guardate che belle che sono queste due. Tanta roba. Questo doveva essere, mi sa, la parte finale dello show di Ciao Darwin, che appunto è diviso in varie sfide. Questa era la sfida dello spogliarello. Insomma, quella che guarda caso se la vedono sempre di più i maschietti, eh? Mannaggia a voi. Comunque, spero che abbiate apprezzato questo incredibile intervento del vostro Sius. Incredibile. Adesso il vostro sus lancia la palla a Benito e Guglielmo, che vi parleranno delle cose più spaventose della natura. E giustamente loro fanno la paura fa godo, e mi sembra perfetto che parlino di questo argomento incredibile. Quindi Benito e Guglielmo, tocca a voi, andate. Grazie a Scheletro e Sus per averci dato la linea. Eccoci qui. Siamo qui per parlare come sempre di cose paurose. Esatto, le cose paurose, incredibili. Ma come, stiamo parlando della natura e adesso parliamo di cose paurose, incredibili. Allora, Faccio tu. Allora, come sapete, insomma, la natura, per quanto sia molto bella e carina, ogni tanto ci sono eventi spaventosi, terribili, disastrosi. Abbiamo i terremoti, i tsunami, tempeste di fulmini che purtroppo colpiscono alcune persone, alluvioni che distruggono le strade, allagano tutto, e insomma fiumi che straripano, cose, insomma, di purtroppo di eventi brutti ce ne sono un sacco. Vedi ad esempio in Australia ci sono un sacco di tempeste, cavallette, cose, non avete idea, insomma un sacco di cose brutte. In America ci sono i tornadi, gli uragani ci sono sempre in America, cioè se tu vai in America e non vedi un uragano, sei andato da un'altra parte, e mi dispiace, non sei andato in America, e comunque, sicuro che è così, ma sicuro 100%, là ci sono, insomma, c'è un uragano ogni 2 secondi, palesemente, insomma, e poi gli danno dei nomi, lo sai, perché gli danno dei nomi? Come dei nomi? Eh sì, uno si chiama Caterina. Mi stai prendendo per il culo, dai, insomma, come fa? No, ti giuro. Vabbè, andiamo avanti, sennò qui non finiamo mai.
Però insomma, volevamo parlarvi di una cosa forse meno pericolosa, sicuramente, anzi per nulla pericolosa, che però è ancora più paurosa. Abbiamo scelto delle foto tranquille perché comunque questo non è la paura fa godo, quindi sono foto tranquille, ma c'è sempre un ma, c'è sempre un ma. L'argomento di cui volevamo parlarvi, oltre della paura, insomma, che la natura può fare, come abbiamo detto, insomma, i terremoti distruggono le case, insomma, ci sono tante cose brutte, no? Nel mondo. Però questa cosa non crea nessun danno fisico, almeno, forse mentale, chissà. E è un fenomeno psicologico che si chiama pareidolia, giusto? Esatto, pareidolia, palledolia. No, pareidolia, vabbè. Comunque, cosa consiste? Insomma, praticamente voi andate e girate nella foresta, per la natura. Guardate le nuvole, insomma, tante cose che potete fare e vedete un volto umano. Quando ovviamente non c'è il volto umano, non c'è, insomma, ad esempio, vedete un albero e vi ritrovate questo. Allora, no, non è uno scherzo, questo è un effetto che si chiama pareidolia. Insomma, lo vedete, è un umano, vi sembra un umano? No, però palesemente vi sembra che quelli sono due occhi, le narici e la bocca. È esatto. Ma poi. Madonna, ma io no, no, non mi arrampicherei mai su un albero del genere, scusate. Madonna, che paura. Esatto, è proprio paura quello di cui si parla, appunto, è un fenomeno che vi spaventa, non succede nulla perché è un albero, però vi può spaventare, certamente. Passiamo all'altra foto, qui. Aiuto! Ma che cos'è? Madonna! Ma io non mi arrompicherei mai su una cosa del genere, ma scusa. Sì, esatto, però vi giuro, è un albero. E, insomma, questa è la pareidolia, insomma, non fa nulla di male se non farci prendere, infatti, ogni volta incredibile. Se viaggiate per le foreste, a parte a trovare eventuali Slenderman, però, insomma, come vi ho detto io, meglio non aggirarsi, perché ci sono gli Slenderman e questi. Non so quale fa più paura, onestamente. Comunque, niente, linea allo studio, schedetto sus, insomma, passo e chiudo. Passiamo e Ed chiudiamo. eccoci qui, incredibili tornati, ringraziamo Benito Guglielmo per questo incredibile sketch incredibile sulle cose più paurose, della natura versus, eh sì, ringraziamoli che hanno fatto un servizio molto, molto interessante. Ecco fatto. Cosa dici, Mano? La sentite la sirena? Mano sta facendo la sirena. Sua maestà si ricorda della sirena? Ovviamente, su, sentite Mano come fa la sirena? Questo vuol dire solo una cosa, vai Mano! Questa cosa vuol dire solo una cosa? Eccola la sirena! Esatto, vero Mano? Esatto, spot time incredibile! E sì, questo è il momento dello spottino incredibile, dello show incredibile! E quindi eccolo! Cosa? Non vedete niente? Beh, grazie a cazzo, non abbiamo niente da sponsorizzare. Quando avremo un qualcosa da sponsorizzare, vi beccate questo bellissimo palinsesto incredibile, un buco da riempire con lo spot incredibile, vero mano? Smoke weed every Esatto, day. ci siamo guardati un po' in faccia perché non è che abbiamo niente da sponsorizzare. Cioè, però, spot time, aziende, quando avremo la partner, guardatemi. E quindi, insomma, guardate bene. Quindi incredibile spot time e niente, tutto qua. Ci siamo guardati un po' in faccia. Quindi incredibile. Passiamo alla prossima tappa incredibile. Bene, 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 bene. Adesso incredibile. Prima di passare alla review, incredibile, vero? Sus, a chi tocca? È il momento di un po' di magia. Quindi vai Udinò con Udinò Magic. Incredibile. Dove il nostro Udinò, sperando di non fallire miseramente, proverà a fare un altro trucco di magia di sparizione a tema natura. E vediamo come va. Vai Udinò, ti prego, non fare disastri. Incredibile Udinò, Deon, vai Udinò, sei tutti noi. Il campo è tuo. Eccomi, sono Udinò. Mi presento, sono Udinò, il mago, ma il cappellino. Dov'è la camera? Qui camera, sono io, sono il vostro Udinò. E oggi il mio debutto ufficiale farò un trucco di magia. Tema natura, tutto dura, ok? Quindi cercherò di essere meno fifone del solito, ok?
Quindi ho una proposito. Adesso preparerò i miei attrezzi. L'altra volta il mio trucco di spedizione non è andato molto bene. Oggi ci riproverò. Perché siamo in un dello show incredibile. Questa è una pianta. Adesso io prenderò il mio telo magico. Magico e cercherò di farla diventare un albero. Da pianta albero. Quindi adesso ci prendo il mio telo magico. Ecco il mio telo magico. Adesso metterò il telo magico alla pianta. Più o meno può andare bene. E adesso è il momento del fortunino. Magia. Bibidi. Bobidi. Chi ti sicura tu? Non posso niente. Gigi, proviamo. Questo di no non farà figuracce. Questa volta mi guardano malissimo. Bibidi, bobidi, bu. Diciamo che un po' Udino è migliorato. Sei migliorato Udino un pochino, dai. È morto. No, è svenuto di nuovo. Mi sono sbagliato. È svenuto, né morto. Altrimenti, insomma, questa cosa ne pensa. Beh, diciamo che Udino sei migliorato. Bravo Udino. Dimmi five con la proboscide. Mi senti Udino? Vabbè, ragazzi, devi ancora curare gli attacchi di panico di nuovo. Però, dai, è riuscito a far comparire un albero a tema natura. Non sono attisciò incredibile, quindi diciamo che insomma ci hai riuscito. Che c'è, camera? Stanno bussando alla porta? Su cosa ne pensi? E che ho la finanza? Oh No, my scherzo, God, è una battuta, no, no, io hell non no, aspetto non visite. può, Non aspettiamo visite. Non lo so, insomma, sta che dice. Beh, però noi stiamo registrando. Chi è che entra nello stage, from the stage, che ci entra mentre noi registriamo? Camera, vabbè, dai, forza, apri la porta. Però, Camera, devi chiuderla sta porta. Ci siamo stancati di invasioni di gente. Forza, apri. Sus, chi è quest'uomo? Non ho mai visto questo tizio in vita mia. Ma scusi, lei chi è? E come si permette di entrare da noi? Forza, parla, altrimenti ti distruggiamo. Presento. Salve. Salve, salve. Io vi presento. Sono il professor Grakowski. E sono un artista internazionale, e stavo guardando le registrazioni di questa trasmissione incredibile e quando ho visto questo coglione fare questo trucco terribile, scusate, io preferisco portare la mia arte qua dentro.
se mi permettete, scusate, viaggio, vi aiuto io a eliminare questo. Ecco, eliminiamo i problemi, il vostro gran caos che... Ma il calcetto, sei una vergogna come artista, e se permettete, io, Gran Kowski, vi faccio vedere Kowski e vi porterò della vera arte in questa natura, in questa trasmissione, non questo coglione. A parte, come ti permetti di prendere uno di noi e lanciarlo via, Kroix, come ti chiami? E intanto stai calmo, cioè non è che entri e decidi tu come ti pare, insomma, sta perché mi sono sbagliato, e perché insomma, calmo, ok? Tu tizio, quindi vuoi mostrarci le tue opere d'arte? Sei un artista e sono, insomma, oggi la puntata della natura, che tu pensi di fare un numero meglio di Udinò? E allora forza, facci vedere le tue opere, uomo vero, insomma, sta. Ci siamo un attimo confusi. Con forza, facci vedere le tue opere. Però non toccare mai più di no, altrimenti sono botte. Ringrazio di avermi dato la possibilità di portare in questo show incredibile un po' di arte a tema natura. Io sono il professor Kowski e presenterò 3 mie opere internazionali granali sul tema natura. Sono molto meglio di quel mago di merda di prima. È uno scandalos. Partiamo dalla mia prima opera e adesso la faccio vedere. Vi presento la mia prima opera, questa si chiama la Sarda Solitaria. Non so se vedete bene la Sarda Solitaria, perché lei è olio su tela gialla, come vedete l'azzurro del mare è molto importante. Guardate, c'è il sole, sono uccelli e c'è appunto la sarda, un pesce, la sarda che è il pesce messico. Come vedete, Sarda Solitaria, perché inquadra, come cazzo ti chiami, inquadra bene, mettiti qua. Come vedete, la sarda è sola perché è solitaria e che salta dall'acqua e sta andando nell'acqua, però ci sono uccelli che potrebbero mangiarla. Quindi la sarda solitaria, olio giallo su tela, molto ambito dai professionisti del mio mestiere, Kowski mestiere. Seconda opera. Questa è un'opera per intenditori, eccola qua, ve la presento. Si chiama Illuminazione. Questo è uno sfondo tela bianco, bello, molto bello. Illuminazione, quando il sole colpisce gli occhi e non si vede più un cazzo. Allora, eccolo, Illuminazione. Molto bello, ambito molto da alcuni molto studiosi. Il sole. E quindi Illuminazione, molto molto ambito, opera capita molto da poche persone. Adesso andiamo al mio capolavoro. Adesso questo è il mio capolavoro. Muovo le mani, infatti, wow, eccolo, si chiama Vento Tempestoso. Come vedete, questo sono io davanti a delle montagne che si piegano per la potenza dei venti, molto apprezzato dai meteorologi. Guardate che meraviglia, i dettagli, olio su bianco, tela rosso. Perché ho messo rosso? Perché rosso è sangue. Quindi guardate che meraviglia, guardate i dettagli, ci sono anche 2 fiori. Queste sono le opere della prima puntata, insomma, proprio Gankowski. Prendo le mie opere e me ne vado. Il mondo ha bisogno di arte, quindi insomma, arrivederci. E se n'è andato così. Il mondo ha bisogno di arte e il nostro, insomma, cazzo si chiama, se n'è andato. Sus, cosa ne pensi? E non so, cioè, questa arriva, prende a calci Udinò, fa vedere le sue opere abbastanza ambigue e poi se ne va. Il mondo ha bisogno di arte, a quanto pare. E insomma, sta, non lo so, io vado a bere un pochino. Ok, io direi che ci sta un bel taglio incredibile, noi ci facciamo un bel caffè tattico e niente, poi tocca la Revione incredibile se non succedono altri problemi. Quindi niente, taglio incredibile, a tra poco con la Revione incredibile. Ed eccoci qui incredibile, eccoci tornati l'incredibile, l'anti-show incredibile. Come avete visto, le puntate di l'anti-show incredibile sono belle, lunghe e sostanziose. Sì, sono delle vere puntate per uno show incredibile. Quanto è carina quella pianta incredibile messa sulla scrivania. Deo, però, Deo.
E adesso parliamo di una, ovviamente rimaniamo sempre sul tema della natura e parleremo un attimo della revione di oggi, dove vedremo e analizzeremo un film della Pixar che deve uscire, che ha, guarda caso, a che fare con la natura. E si chiama, vada su questa, si chiama Elementar, ed è un prossimo film che dovrà uscire questo anno incredibile della Pixar, incredibile. Guardiamo un attimo il logo incredibile. Eccoci qua, incredibile, guardate che incredibile il logo, pazzesco, incredibile. Prima di guardare il trailer incredibile, che insomma ne dobbiamo parlare di quella cosa incredibile, guardate un po' incredibile. C'è questo incredibile ragazzo d'acqua che ovviamente è attratto da questa bella ragazza di fuoco, però dato che insomma Sus è quello che analizza di più la gnagna, Sus cosa ne pensi di questa bellissima ragazza di fuoco? Penso che se non bruciasse avrei già fatto cose, mannaggia, però se la tocco come brucia questa. Complimenti Pixar, siete riusciti a rendere una topa, ma pure una fiammella, cioè complimenti Pixar, e mi fermo. Comunque, incredibile, leggiamo un attimo la sinossi incredibile di questo film. La sinossi incredibile di questo film dice proprio che in una città dove i residenti sono degli elementi del fuoco, dell'acqua, della terra e dell'aria, una giovane donna fuoco, una giovane ragazza di fuoco e un ragazzo d'acqua stanno per scoprire qualcosa di elementale, quanto hanno davvero in comune. E ovviamente perché fuoco e acqua, quindi insomma reazioni incredibili, che stiamo giocando a Genshin Impact, no, stiamo guardando un film della Pixar incredibile. E ora vedremo il trailer e analizzeremo, perché ci sono delle cose assurde. Prepariamoci. Ed eccoci qui, incredibile. Allora, io e Sus ci abbiamo un attimo pensato, vero Sus? Eh sì, abbiamo pensato che vorremmo evitare di avere un cazzo di copyright perché facciamo vedere sto trailer e le mie orecchie, Sus, sentono già il copyright incoming. Quindi invece di farvi vedere una review classica dove facciamo vedere proprio il teaser incredibile, facciamo che stoppiamo noi e commentiamo, così magari evitiamo un copyright buono. Ecco, vero su questa, appunto. Quindi iniziamo incredibile. Intanto vogliamo un attimo commentare quanto Godoverse è la lampada della Pixar che salta e salta, è incredibile, assurdo. Andiamo al trailer. Il trailer praticamente si svolge all'interno di una metro incredibile, di un treno incredibile, e la nostra incredibile amichetta di fuoco, che suona un po' male, però è così. E tanto abbiamo scoperto che tipo lei si chiama Amber, ma lui non ce lo ricordiamo, mettiamo in editing incredibile, non ce lo ricordiamo, lei si chiama Amber comunque, che ha senso, quello d'acqua non lo so come si chiama, Sus, te lo ricordi? E si chiama, fai pensare, Schweppes, no, non si chiama Schweppes, e vabbè, lo mettiamo in editing incredibile, come si chiama, comunque adesso lei sta aspettando il treno incredibile, vediamo che c'è nel treno, guardate un po', prossima fermata è Element City, però il sim si chiama Elemental, però lei si chiama Element City, attenzione, qui c'è del Sus incredibile, vabbè, no, in realtà non vuol dire un cazzo, però volevo dire incredibile, e niente, vediamo un po' che vi faccio vedere che incredibile che c'è. Allora, con calma, che qui c'è tanto. Allora, intanto lei si è messa tipo le cuffie e praticamente l'intero trailer, lei che cammina tranquilla nel treno incredibile, e ti fanno vedere tutti gli elementi: l'acqua, il vento, la terra, e lei è l'unica fuoco, Attenzione, qui c'è del Sus, vero Sus? Eh sì, mi sa che il fuoco si è spento e quindi c'è stata solo lei, perché c'è stato solo acqua, terra e aria. Però allora io adesso il vostro Sus parte in quinta. Allora, mi dovete spiegare che cazzo sono sti cosi? Allora, la chicca di questo trailer incredibile, che ha un po' triggerato Sus, abbastanza, è che in questo trailer ci sono una marea di Sus. Ma non stiamo scherzando, guardate. Guardate quanti Sus. Tanti Sus di diversa categoria. Vabbè, citazione per pochissimi. Andiamo avanti, faccio vedere altri Sus. Cioè, guardate quanti Sus. Sus, cosa ne pensi? Allora, penso che intanto, allora Pixar, intanto stiamo calmi, non è che tu puoi prendere e fare cose Godoverse così, E poi non mi sono offeso. Perché sei offeso, Sus? È perché questi stronzi hanno tutti i capelli e io sono pelato perché sono morto. E sono una pianta morta e questi sono vivi. E il vostro Sus si è spezzato il cuore e sono molto triste. Pixar, come ti permette? Hai offeso Sus? Non si prendono in giro i Sus pelati. Guarda, tutti i capelli li avete messi voi. Perché non ce n'è nessuno pelato? Non si offendono nessuno. Questo è proprio il frame che, come dire, ha frame che ha spezzato il cuore del vostro Sus. Ve lo faccio vedere perché è assurdo. Vada sua maestà. Allora, preparatevi. Allora, il background è questo. C'è questo tizio che sta per starnutire e questo è un orribile Sus. Lungo. Vabbè, meglio Sus, voi vedete, tanto è più carino Sus di questo coso. Comunque, preparatevi alla scena che ha fatto male a Sus. Preparatevi. Insomma, c'è poco da commentare e sono offeso. E beh, niente, hanno addirittura messo un Sus a cui crescono i capelli, oltre a Sus con i capelli e con piante in testa. Io sono molto alla Pixar, come ti permetti? Chiedi scusa a Sus. Dove sono i Sus pelati? Ci vogliono anche dei Sus pelati.
e le grandi teste. E vabbè, niente, poi il trailer finisce con lei, tipo, che gli cascano le cuffie, e il nostro tizio, il nostro boy d'acqua... Sono offeso. E niente, Sus offeso. Guarda, guarda come ho offeso Sus, mannaggia. E il nostro boy d'acqua prende le cuffie, le ridà alla nostra incredibile Amber, incredibile, e quando si toccano c'è quel... Ah, c'è proprio il friend... Ah. No, vabbè, non fanno questo suono ambiguo sessuale, però diciamo che fanno il... Ve lo faccio vedere, faccio vedere. Praticamente a lui gli casca una gocciolina d'acqua sulla manina di sua di fuoco e c'è il... Il moment proprio del... Vabbè, questa forse la taglia. Quindi niente, e poi praticamente lui si vede, sorride a lei e lei tipo si dice come ti chiami e tutto qua. Comunque, il film, per carità, il film sembra molto spicy, però Sus è ancora indignato. Sono abbastanza indignato. E che dovete fare? Comunque, come vedete, più tema di natura così, gli elementi, più della natura, che devi fare? Chissà se questo film sarà carino. Potrebbe essere molto Sus il fatto che tipo lei è l'unica fuoco magari, cioè del Sus triste, sarà il solito film della Pixar, triste ma bello, o magari è tutto divertente, però non ci ha dato un po' delle vibes tristi. Attenzione, potrebbe essere una cosa carina. Comunque le animazioni sembrano incredibili, artisticamente sembrano incredibili, siete riusciti a rendere belli, o quasi, tutti gli elementi, tranne terra, perché insomma Sus è offeso. Sono offeso. Appunto. E niente, direi che può andare. Però gli vogliamo far vedere altre due foto, aspetta. E quindi niente, Sus, ti sei ripreso? Vabbè, mi è passato un po', però sono offeso, qua. Guarda che foto, qua. Guardate, guardate quanti Sus incredibili. Teo. Sus sotto. E quindi niente, vabbè, dai. Insomma, spero che questa sottospecie di... In realtà noi lo volevamo vedere come le review classiche, però abbiamo un po' paura del copyright, quindi abbiamo fatto vedere delle immagini incredibili, con Sus che si è un po' offeso. Mannaggia. Sus, dai, adesso di a chi tocca. Wow! Mentre io mi riprendo un attimo per questo dolore al vostro povero cuore del vostro Sus, passo la linea a Faber e Klaus che ci parleranno di coloro che non rispettano la natura. Mannaggia a voi, lo sapete che Faber si arrabbia se lo fate, mannaggia a voi. Quindi passo la linea ai nostri colleghi e ci vediamo tra poco. A tra poco per i commenti incredibili. Salve ragazzi, siamo tornati. Ricordate che mi ha fatto pure il video del salottino. Non parlavo della natura. Oggi invece vi parlo... Ma che minchia è sto... Ma che minchia è sto coso? That's not beautiful. Ma che minchia è, Klaus? Toglielo subito dalla mia vista. Non lo voglio più vedere. Mi stavo per prendere un colpo. Incredibile. I'm really beautiful. Esatto. Noi dovevamo parlare solamente della gente che non rispetta la natura. Mi dispiace che non ci abbiamo foto. Mi dispiace. Però tanto meglio così. Meglio non vedere certi orrori. Ha presente quando vai nella spiaggia? Ti metti l'asciugamano, la stendi. E che te ne trovi sotto? Una bottiglia di plastica. Ma porca. Allora, io sapete che faccio quando vado in spiaggia? Mi porto una bustina bella grossa. E tutte le cose che devo buttare, spazzatura, le carte della pizza, stagnole, cose, e la butto lì, capito? Nella busta. La porto a casa e la smisto nella raccolta differenziata. Tanto facile, maledetti. That's so facile. Esatto. Anche Klaus me lo dice. E allora significa che è vero. Altre cose che mi fanno infastidire. Fanno infastidire quando prendono il cane lo portano a spasso e cagano ovunque. Poverelli, i cani devono giustamente fare bisogni, ma voi padroni siete più cani dei cani, raccogliete quella merda, la dovete raccogliere, capito? Altrimenti io quando cammino per la strada le mie scarpe si impiastreggiano tutte. Non mi sembra una cosa giusta da fare a un povero, onesto cittadino come me, ha capito? So true, so true. Esatto. E poi, altra cosa, senza prolungarci oltre, quei bastardi che fumano. Ma, potete fumare quanto volete, però le sigarette, la dovete buttare, capito? Nei appositi cestini. Non per terra, oppure nel mare. E gli buttate la plastica. Andreste tutti bastonati. Col mio bastone, maledetti. Oh, that's not beautiful. Oh.
Ti faccio vedere io cos'è non beautiful. Ti picchio pure a te. No, 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 I'm beautiful, I'm beautiful, Ecco, bravo. Vabbè, lì nello studio. Deo, ma l'avete sentito che musichetta di sottofondo incredibile? Sentite! Deo, mamma mia, quanti show incredibili! Deo, ma ti rendi conto, Sus, che ci siamo riusciti? Insomma, sta sembrando un sogno, siamo veramente riusciti finalmente a fare il nostro show anche in questo universo. Incredibile, siamo senza parole, siamo super felici, mamma mia, vero mano? Smoke weed every day. Allora adesso arriviamo a una parte dei commenti incredibili che giustamente come ha detto Somestà prima normalmente lo facevamo con i commenti di tutti i followers che ci seguivano nel Godoverse e qui ce n'è ancora poco quindi dobbiamo fare in un modo un po' più sus vada Somestà. Oh! Siamo sempre ovviamente a parlare del tema della natura e adesso affronteremo il tema incredibile dei commenti incredibili assurdi. Useremo una tecnica molto sus come diceva Sus, adesso vedrete, vedrete. Però prima di tutto Sus ci teneva, come dire, a spiegare un concetto un po' piccante che ha a che fare con la natura. E ho aspettato tanto per dirlo. Mano, aiutami in caso, eh. Smoke weed every E il day. momento, vai Sus, dici questa cosa. Vai Sus, il tuo momento. E allora, i commenti di oggi tratteranno sempre del tema della natura, ma cosa? Sperando ovviamente di trovarne qualcuno, perché altrimenti non vale. Però, prima di tutto, voglio parlare il vostro Sus, vi parla. Di che cos'è la dendrofilia? Sono sta perché ride. No, rido perché hai scelto, diciamo, un argomento un po' sus. Ecco, vabbè, sus, giustamente. Gli UD Champion, giustamente. Gli UD Champion. Vabbè, sus, dai, narraci che cos'è la dendrofilia. Allora, ragazzi miei, guardate il vostro sus. La dendrofilia è una parafilia, ovvero una forma di feticismo, di fetish, incredibile. Che consiste nell'attrazione, ci siamo capiti, per gli alberi, e qui abbiamo alberi, che poi in realtà io sono una pianta, quindi tecnicamente io dovrei essere il vostro oggetto del desiderio, incredibile, sus, calma, camera, allontanati da sus, che sus, brigo, sus, calmati, ho capito, insomma, però questo è un argomento, mamma mia, vabbè, parlo un attimo, insomma, no, è il mio argomento, non voglio dire, ma no, tieni fermo, sus, Smoke weed allora, every cerchiamo di day. levarci questa cosa che è un po' pericolosa, allora, dicevamo, l'attrazione per gli alberi, ok? Bene. Essa può comportare il desiderio di congiungersi sessualmente con gli alberi stessi. Non chiediamo come. Ovvero l'adorazione degli alberi come simboli fallici. E se ci pensate, nell'antichità, molte divinità venivano raffigurate con, ci siamo capiti, cose grosse ai posti giusti, incredibili. Perché hai messo il nome di una tizia ambigua? Insomma, quella è Brenda Love. Non pensi male lei. Ma non era una pornostar quella? No, no, quella è un'altra. Questa è Brenda Love, è una psicologa, scrittrice, è detta la famosa docente internazionale, sessuologa americana, e che ha fatto un sacco di libri incredibili. Legga, insomma, sta legga. Qui dice che Brenda ha documentato oltre 750 pratiche sessuali con 150 illustrazioni originali nell'enciclopedia delle pratiche sessuali. Insolite e rimane la ricerca più completa e preziosa disponibile oggi per i terapisti, medici, a me coglioni, scusate, il vostro scheletro è qui un attimo mancava di esperienze incredibile. Insomma, sta come mai mancava di esperienza su queste cose? Sus, perché io invece di leggere faccio proprio atti pratici su queste cose, quindi magari Oh questa my cosa God, bro. Oh, hell no, man. E quindi sempre diciamo, continuiamo sempre con la nostra amica Brenda Love. Che secondo lei nel suo libro di pratiche incredibile sostiene che anticamente gli alberi erano simbolo di fertilità, è come l'abbiamo detto prima, e riporta alcuni racconti tratti da un libro dell'antropologo Thomas Gregor, damn, assurdo, in cui narra che gli uomini di alcune tribù del Sud America facessero cose che non possiamo dire. Quindi, detto questo, e Sus è contento, bisogna dirle questi concetti, vediamo se ci sono dei commenti incredibili che hanno a che fare con questo concetto e che il Godo ci aiuti. Ed eccoci qui, incredibile. Ovviamente siamo sul sito che conoscerete sicuramente perché c'era anche nel Godoverse, aveva colori diversi, ma era molto simile. Che si chiama In Segreto, che andava di moda a quanto pare in questo universo, però sono anni e secoli che non lo usa più nessuno. E ci facevano i video tipo Versus. E a quanto pare sì. Vediamo un po' se c'è qualcosa che ha a che fare con la dendrofilia. Ovviamente sperando che non siano cose che dobbiamo censurare. E ci sono due commenti incredibili. Vediamo, leggiamo un po' questi commenti. Mano, mi raccomando, dacci un po' di aiuto, Bravo, Mano. Guarda che carino, Mano, in mezzo allo stesso. Allora, iniziamo da questo commentino qua. Allora, donna di 18 anni. Meno male che non ci sono nomi, altrimenti dobbiamo censurare il mondo. Allora, vediamo che dice questa commento incredibile. Donna di 18 anni.
un mio amico mi ha confidato di soffrire di dendrofilia. E non so che dire, assurdo. Ovvero una forma di feticismo che consiste nel provare attrazioni sessuali per gli alberi. Sono leggermente scossa. Hashtag dendrofilia, feticismi strani. Su cosa ne pensi? È un commento tranquillo e insomma il tuo amico, diciamo che ha gusti strani. Ecco, però insomma, meglio ti do un consiglio, amica di 18 anni. Se fai venire il tuo amico a casa tua, nascondi le piante. Che però noi continuiamo a dire le piante, ma in realtà è un feticismo che fa con gli alberi. Ma io mi chiedo, ma pure le piante? Cioè io allora sono veramente un oggetto di... Su, basta camera, le allontanate su. Comunque, amica, mi raccomando, se lo inviti a casa, leva tutte le piante. Mi raccomando, leva la piantina di ulivo che magari è sul balcone, quello dovrebbe essere un albero, quindi... Andiamo avanti. Il nostro amico numero 2, non binario di 21 anni. Allora, ho voglia impressionante... di farmi puntini puntini da un albero. Oh yes, yes, yes. E poi sesso. Sus, cosa ne pensi? Ti prego, Sus. Allora, intanto 21 anni. Allora, intanto smetti di fare le JoJo reference su questi concetti che mi fai triggerare. Prima cosa, yes, yes, ci siamo capiti. Seconda cosa, pure questo è meglio tenerlo lontano dai parchi. Perché, cioè, io ho molta paura che se questa cosa dovesse svilupparsi sempre di più, bisogna aver paura andare ai parchi. Ecco. Beh, giustamente Sus dice una cosa intelligente. Metti che questa cosa aumenta e giustamente tu vai al parco e ti trovi gli alberi e gente che fa cose. Insomma, Mano, cosa ne pensi? Oh my god, bro. Oh, hell no. Vedete, Mano dice sempre concetti molto interessanti. Cosa ne pensi, Sus? Eh beh, che ha ragione Mano e che c'è poco da fare. E i commenti sono finiti. C'è poca roba su dendrofilia. E niente, vediamo se c'è qualche altro commento con alberi magari. Proviamo alberi. Vedete, con alberi ce ne sono veramente tantissimi. Vabbè, vediamo se ce n'è qualcuno di simpatico. Vediamo i commenti, vediamo se c'è qualche commento incredibile che ci attira. Vediamo un po'. Donna di 18 anni, incredibile. Di fronte a casa mia c'è tipo un capanno di lavori industriali. E nel loro spiazzale c'erano due alberi altissimi. E niente, li hanno segati. Piango. Come vedete, gira e ti rigira, finisci sempre a parlare di cose un po' ambigue. Vediamo questo ragazzo di 17 anni. Sono passati esattamente 6 mesi da settembre. Ciò significa che è il tempo delle mele. Va a raccogliere le mele dagli alberi. Su, scusa, ne pensi? Beh, deve essere un contadino sicuramente, cioè è ovvio. Andiamo avanti. Leggiamone un altro, poi cerchiamo uno con la natura e possiamo concludere questa parte dei commenti incredibili. Vediamo donna, sempre di, un sacco di donne sono questo qua. Ok, donna di 18 anni. Donna di 18 anni. Ok, vediamo che dice. E a quest'anno chiedo solo di tramutare le persone stronze in alberi, ok? Ok, la razza umana si estinguerà quasi del tutto, ma almeno ci sarà più ossigeno. Su, cosa ne pensi di questa ragazza ottimista del genere umano? Non lo so, però una che scrive un commento del genere magari è lei stessa una di quelle che dovrebbe diventare una pianta, quindi attenta. Ecco, stiamo facendo un po' di, stiamo toccando territori un po' sus. Andiamo da quest'altro nostro incredibile collega non binario di 24 anni. La gioia di levare davanti i due alberi di Natale. Ragazzo, ovviamente questo lo vogliamo dire. La metà di questi commenti sono letteralmente scritti con le chiappette. Cioè, non è che noi non siamo due spade a parlare lingue incredibili o grammatiche incredibili. Beh, però almeno a scrivere, cazzo. Cioè, impegnatevi un minimo, Dio Madonna. Cheat. Vabbè, facciamo per. Vabbè, no, niente. Non tanto per il Natale quanto per lo spazio che occupano. Vabbè, questo è un commento intelligente. È vero, perché gli addobbi di Natale occupano. Infatti, noi avevamo il nostro albero di Natale e l'abbiamo buttato nella cantina perché occupava spazio. E niente, questo è il quanto. Le volevamo cercare qualcuno con la natura, però c'è poco sus, quindi sono tutti un po' così. Diciamo, almeno ne abbiamo beccati due sul tema della dendrofilia. Incredibile. Allora, niente, che dire, taglio incredibile, noi ci andiamo a fare una gustosa pausa pranzo e quando torneremo, incredibile, ci sarà l'intervista incredibile, ma non prima di un altro intervento incredibile dei nostri compagni incredibili di Benito e Guglielmo, che ci faranno vedere i posti più belli da visitare a tema di natura, vero Sus? I più bei posti da vedere, quindi guardate che dicono, a tra poco, incredibile, ci vediamo tra poco, wow! Rieccoci qui. Come sempre, la prima volta, però, insomma, rieccoci qui a parlare un po' di cose relative alla natura. Stavolta, sapete che cosa riparleremo? Stavolta parleremo delle cose belle. Prima Guglielmo e Benito hanno parlato delle cose brutte. Eppure io, le cose brutte, la gente che inquina. Oggi parleremo di cose belle, invece. Vero, Guglielmo? Esatto, verissimo.
Insomma, mi sento a disagio. Vedete qualcuno dietro di me? Tranquilli, tranquilli, insomma. Eccoci qui. Stavolta noi faremo come se fossimo gli ospiti. I'm beautiful. Ah. Esatto, il mio grande amico Klaus. Comunque, oggi parliamo delle cose belle della natura. Partiamo subito. Esatto, partiamo subito da un posto che si chiama la Cappadocia. È una regione della Turchia. Purtroppo, poverini, in questo periodo sono stati veramente sfortunati, diciamo, ad aver avuto quel terremoto terribile. Guarda caso, terremoti di cui avevo parlato anche prima, avevo accennato. Purtroppo sono cose che succedono, ma in questo caso ha creato molti danni. E quindi volevo partire proprio con questo, con la Turchia, per dare onore alle vittime. Mi dispiace tantissimo. Esatto, ci dispiace tanto, mannaggia, purtroppo. Guardate che posto incredibile. Questa è la Cappadocia. Guardate quelle, le costruzioni, gli incavi, quello che credo che sia il tufo. Non sono informato, onestamente. Sono andato poche volte in Turchia, non mi ricordo. Però credo che sia proprio tufo. E ci hanno fatto le case dentro. Delle grotte, delle case, insomma. Molto bello, molto suggestivo. Questo è quello che si deve fare con la natura. Modificarla, ma con rispetto. No, insomma, inquinando e facendo cose. Questa è una cosa molto tranquilla, giusta e bellissima da vedere. Poi, come vedete, ci sono anche le mongolfiere, che là vanno forte, le mongolfiere, capito? Non lo sapevo, incredibile, belle, belle, molto belle, devo dire. Molto belle le mongolfiere. E poi anche il paesaggio, effettivamente, è stupendo. Un altro posto bellissimo che ho visitato, mi sono fatto il bagno pure, è il Mar Morto in Giordania, mamma mia, bellissimo, guardate qui, ahia la miseria, è bellissimo, non so che dire, non so che dire, non so se questo può battere il mare siciliano, onestamente, me ne spiace, ma il mare siciliano non batte nessuno, capito? E purtroppo le coste italiane sono bellissime, in questo caso però abbiamo voluto mostrarvi cose dell'estero, perché l'Italia la conoscono tutta, dai. Effettivamente è un mare molto bello e non so che dire. Veramente vorrei farmi un bagno incredibile in questo mare incredibile. Ci sono anche degli alberi dietro così mi posso arrampicare per prendere il sole dopo che mi sono fatto un bagno. Mamma mia, è il posto perfetto per me, il Mar Morto, vado subito in Giordania, parto via. Picciotto, ogni tanto devi prendere dal panico, anzi dall'agitazione, devo dire. Effettivamente. That's so crazy, oh, beautiful. Guglielmo, incredibile, sempre, non si smentisce mai. Comunque, bellissimi personaggi, devo dire pure io, effettivamente. Un altro dei posti incredibili è la barriera corallina in Australia. È fantastica. Ovviamente non è che si può vedere dall'alto, per quanto ogni tanto qualcosa si vede. Però questo bisogna andare a fare i subacquei un pochino. Guarda che meraviglia. Abbiamo scelto solo una foto, purtroppo, per questione di tempo. Ma sappiate che è una cosa molto bella da vedere. Esatto, è fantastica. Tutti i pesci, coralle, mamma mia, che fanno quelle coreografie colorate, mamma mia. Mamma mia. E, insomma, un incredibile paesaggio. Sembra veramente un dipinto incredibile subacqueo. Non ho mai sentito parlare di un dipinto subacqueo, ma comunque immagino, capisco il significato. Dai, dai. Bravo, Guglielmo, bravo, Picciotto. Grazie, signor Faber. Incredibile, assurdo. E per finire vi volevo dire uno dei passaggi più incredibili, preferiti e anche in qualche modo nostalgico per alcuni nostri amici del Godverse, che purtroppo non sono qui, è l'aurora boreale, incredibile, molto bella, succede in particolari situazioni, la luce che trafrange. Vabbè, non sono informato in questo caso, non, insomma, non faccio finta di sapere la cosa quando non le so, la verità. Mamma mia, è incredibile, è umile, signor Faber. Comunque è vero, è bellissimo. I nostri amici nel Godoverse sarebbero molto contenti di vederla di nuovo. Noi non l'abbiamo mai vista. Esatto, noi non l'abbiamo mai vista, però è molto bella. Cioè, io l'ho vista, ma lei che cosa mi dici? Mi autoconvince che non l'ho vista, io l'ho vista, maledetto. Ah, scusa, signor Faber, non lo sapevo. Mi scordo sempre che lei viaggia tanto. E io non l'ho vista, però. E io nemmeno. Oh, beautiful. Ah, e nemmeno Klaus l'ha vista, a quanto pare. Esatto, però è bellissima effettivamente, dalle foto sembra molto suggestiva, sì. Molto bella. Bene, passiamo di nuovo la linea allo E studio. rieccoci qui, incredibile, pazzesco, assurdo e incredibile.
mamma mia, abbiamo fatto proprio una bella pausa pranzo e abbiamo mangiato, perché voi non lo sapete, ma noi quando registriamo lo show incredibile, insomma, perché mi entra nell'inquadratore, mi sono sbagliato, quando registriamo lo show incredibile, è un giorno full di registrazione, è proprio full day, damn, vero Mano? Guarda che carina Mano là sopra, damn, e quindi ci sta una bella pausa pranzo sostanziosa. Ringraziamo i nostri compagni che ci hanno fatto vedere i posti più belli della natura da vedere. Che c'è, cameraman? Come è in ritardo l'ospite? Come sta? Il cameraman dice cose. Dica il vostro caro scherzo, dimmi. Il nostro ospite è in ritardo? Su cosa ne pensi? Vabbè, insomma, sta, è famoso questo. Non vogliamo fare spoiler su chi possa essere. Però è famoso, è pure in questo universo, quindi insomma. Forse ho dato un indizio, però insomma, vabbè, intanto ci andiamo a mettere i costumi belli, ecco. Infatti adesso noi andiamo a metterci i costumi incredibili che il nostro camera ha fatto, di bravo camera. Pat pat per il camera, incredibile, sembra so. Quanto è bella questa canzone sottofondo, no copyright free che metteremo in descrizione, damn. Allora, incredibile, noi ci andiamo a mettere i nostri incredibili, sexy costumi incredibili e adesso ci sarà l'intervista assurda con questo ospite internazionale incredibile, e quindi a tra poco incredibile, sperando che non arrivi e non fa tardi, maledetto, e niente, quindi taglio incredibile a tra pochissimo. Smoke weed every day. Vai Mano, diglielo che è il momento dei nostri costumi incredibili. Abbiamo esagerato, il nostro cameraman questa volta ha esagerato, pure Mano è senza parole, guardatela. E adesso, quali potranno mai essere i costumi a tema natura? Ve lo chiede il vostro shoes, pensateci un secondo. Ci avete pensato? E adesso è il momento. Guardate che meraviglia, mi presento. Io sono Adam, sono Sus Adamo. C'ho i capelli e c'ho una grande foglia di fico. E voi vi starete chiedendo, ma perché la foglia è così grande rispetto a me, quasi più grossa di me? Ci vuole un grande pennello per dipingere una grande parete, ci vuole una grande foglia per coprire cose. Ma adesso io presento l'entità più sexy mai esistita in questo universo, Sua Maestà. Se io sono Adamo, lei è la mia Eva. Venga, Sua Maestà. Damn, guardate il vostro caro scheletro in versione Eva. Sono una fica. Me lo potete dire che sono una fica, ragazzi? Mamma mia, se sapessi fischiare, fischierei. Fischia a mano per me. Mamma, guardate che meraviglia. Ho il toppino e ho i capelli, che sembra la Carrà, però vabbè, non c'entra niente. Guardate. Ditemi voi, un programma televisivo internazionale, assurdo show, che ha dei costumi così. Trovatemene uno. Sto guardando te, Catalan. Vuoi mettere noi? Damn, il nostro show incredibile. Anti-show incredibile. Solo questo è l'anti-show incredibile. E non è finita. Guardate cosa abbiamo fatto. L'ultimo grande acquisto. Guardate. No, guarda, Sus è bellissimo, guardate qua. Damn, questa è la poltrona ufficiale per gli ospiti. Ho scritto anti-show e i colori fanno un po' cagare. Però erano rimasti solo quelli. Cosa ne pensi, Sus? Mamma mia, guarda che comodità. I braccioli neri ed è azzurra. E vogliamo fare un piccolo placement alla marca? Facciamo la Sua Maestà, vada. Guardate, la marca ce l'ha fatta Poltrone Godo. E Godo, una famosissima filiale, che era famosa anche nel Godo, a quanto pare, da quando siamo arrivati noi, è comparsa. Non è che l'abbiamo inventata noi. Su cosa ne pensi? E penso che se non ci denunciano è un passo in avanti. Comunque comprate Poltrone e Godo. E le nostre poltrone per stare comodi e succhiate. No, su sbazzi, già siamo in una conversazione. Guardate che bello. E adesso, in questa poltrona, ci sta per sedere l'ospite del primo episodio della puntata della TCTU. Lo facciamo entrare? Eccolo, sta passando. Su, mamma mia, cosa ne pensi? Sono senza parole, è veramente lui. Guarda, adesso si sta andando a sedere, guardalo. Taglio incredibile e inizia la nostra intervista. Insomma, abbiamo un problema. Che cosa, Sus? E la poltrona è più grossa di lui, a malapena c'entra.
Vabbè, perché è robusto. Allora, siamo pronti a iniziare l'intervista. Che c'è, camera? Sei curioso di vedere l'ospite incredibile? Adesso lo vedrai e inizieremo. La nostra incredibile intervista incredibile, solo per l'anticipo incredibile. Vai, camera, vedi chi è l'ospite. 3, 2, 1, la puntata numero 1 dell'anticipo, tema natura. L'ospite perfetto doveva essere lui. The Rock! No, basta, mi rifiuto di rifare questa cosa. No, no, questo non è The Rock. Che Cameron, ma che cazzo stai dicendo? Su, cosa ne pensi? E Cameron, vedi di lavorare, è palesemente The Rock, guardalo. Allora, non mi prendete per il culo. Questo non è The Rock e non è The Rock. E poi che cazzo c'entra The Rock col tema della natura? Cameron, ma scusa, The Rock, roccia, roccia natura, roccia piante, è perfetto per la puntata della bottega incredibile. Io me ne vado, basta. Cameron, dove cazzo vai? Cameron, dobbiamo fare l'intervista incredibile. Mi rifiuto di fare questa. Poi questo ci denuncia, no, mi rifiuto, basta, me ne vado. Ma Cameron, vieni subito qui, no, marietto, cameraman. Sus, aiuto. Mano, prendi la telecamera. Mano, prendi la telecamera, fai tu. Fanculo il cameraman. Mano, prendi la telecamera. Mano, ci sei? Perfetto. Niente, ragazzi, scusate per il contrattempo. Il nostro cameraman si è rifiutato di fare l'intervista a Dwayne The Rock Johnson. Guardatelo, è The Rock. Lo so che starete dicendo, ma questo è palesemente un pezzo di carta. Non può essere The Rock. E invece, saluta The Rock. Smoke weed every day. Vedete? Visto? Ovviamente non è che poteva proprio venire, diciamo, fisicamente qui. È in chiamata con noi e ha mandato questo coso come sostituto. Però è lui, è The Rock. Saluta The Rock. È un uomo impegnato, quindi è con noi. E vabbè, lo sapete che The Rock si può sdoppiare, no? Quindi eccolo qua, è The Rock ufficiale. Guardatelo, guarda che braccia possenti. È The Rock. E quindi noi l'ospite incredibile adesso faremo un'incredibile intervista e faremo delle domande incredibili a The Rock. Capito? Ok, quindi taglio incredibile e partiamo con la prima. Allora, caro The Rock, non so, insomma, ci presentiamo e noi giustamente non ci siamo mai visti in questo universo. Noi abbiamo, diciamo, dei problemi col The Rock e del Godoverse. Questo The Rock è un bravo ragazzo, e quindi ti vogliamo chiedere, partiamo da una domanda molto simpatica e goliardica. Allora, tu sei un supereroe incredibile e tra i tuoi superpoteri, sicuramente oltre alla forza fisica, spicca il fatto che sei carismatico e sei buono con tutti. Ecco, parlaci un attimo del tuo essere buono e gentile con tutti quanti. Ecco, che dici tu? Mi si sta staccando una tetta. E vabbè, me la vado a riattaccare. Vai, The Rock, parla! Vai, uomo! And kindness? Well, yeah. Look, man, I always say, like, being kind is, and being nice. And I heard a quote when I was 15, and I'll never forget it. And I use it as my lead foot, by the way, like in life, which is it's nice to be important, but it's more important to be nice. So good. And I still feel that being nice and being kind is truly one of the easiest things to do. Yeah. Because to me, it takes effort to be an asshole, and like you. Beh, effettivamente è un bravo ragazzo. Sicuramente è meglio questo The Rock di quello del God. Insomma, stasera si è riattaccata la tetta e abbiamo un problema di collaudo con il mio regisore incredibile. Comunque è un bravo ragazzo The Rock, è molto simpatico, ha detto delle cose anche abbastanza interessanti. Ha parlato del fatto che è gentile, che è una cosa facile essere gentili e lo dovrebbero fare tutti. È un bravo ragazzo The Rock. Passiamo alla seconda domanda. Allora andiamo alla seconda domanda incredibile. Allora, The Rock, tu sei veramente l'attore più ricco al mondo, incredibile, cioè ti pagano tutti, hai fatto una miriade di film, comedy, insomma un po' film del cazzo, però insomma sei carismatico e tutto, vero Sus? Sì, insomma è un bravo attore. Insomma, beh, però ci siamo capiti. Allora, ti vogliamo chiedere, dato che noi insomma siamo famosissimi, siamo nel Godoverse, eravamo talmente famosi che io e te combattevamo incredibile, The Rock, ti guardo. E quindi ti vogliamo chiedere, anche se non ne abbiamo bisogno perché noi siamo famosi, qual è la chiave per diventare famosi, per il successo, insomma, per farsi ricordare dal pubblico? Hai delle idee incredibili? Ecco, parlacene un po'. That's a great question, and you're making me think about this. I'm going to take a crack at it right now. I would say I define success by having a positive influence on people. And in the world of entertainment, that is a small sector. But yet it can be very influential. And my goal in terms of the things that I do in this on this side of entertainment and some of the other businesses that I've started is the key, the number one anchoring element is to always make sure that people walk away feeling good. Mm. And that's important.
walk away feeling, walk out of the theaters feeling good watching a movie. If they're watching it at home, they feel good when the credits are rolling. If there's a product that I've created and I deliver, they feel good with that too as well. So I define success by how it makes people feel. Beh, da due consigli interessanti, dai, non è male. Su cosa ne pensi? Insomma, sta per mi fa parlare solo a me. Comunque, bravo Roccia. Insomma, è importante, come dici te, il gol, no, del calcio, è di far uscire persone felici da dove, insomma, vanno a vedere. E l'importante è quello. E se sono felici loro, sei felice tu. Che, però, perdonami, è un po' una paraculata, perché te pagano molto, su se no, 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 polemiche, non facciamo polemiche, noi siamo dei bravi ragazzi, non facciamo polemiche con il signor Duane e i suoi avvocati. Va bene... Quindi dicevo, sicuramente Trocca è un bravo ragazzo che pensa, si pensa solamente che la gente, incredibile, quando lo va a vedere al teatro, al cinema, dove cazzo mi pare, esce soddisfatta. E noi siamo felici di questo consiglio, ora Trocca? Appunto, questo. E niente, io direi di fare altre domande, ne abbiamo provate 6 di domande, le faremo tutte. Questo video diventerà lunghissimo, però se ce lo ricordiamo, lo diciamo a mano perché il nostro cameraman è andato via, maledetto cameraman, succhia, però succhia, ecco, metteremo i minutaggi incredibili nella descrizione del video, visto che questo video penso verrà... Penso diventerà il video più lungo del canale, penso toccherà l'ora, quindi incredibile, vabbè, come uno sciopero. Quindi niente, taglio incredibile, passiamo alla terza domanda, però comunque ci qua. Andiamo alla terza domanda incredibile. Allora, te la fa il vostro caro, il vostro schedo incredibile. Allora caro De Rocca, allora, abbiamo visto che recentemente hai fatto un film che ha avuto un discreto successo, cioè, e volevi palesemente entrare nel ruolo di un supereroe incredibile, quindi hai fatto Black Adam, che è un... abbiamo visto su Scos, come riassumeresti Black Adam? Fammi pensare, allora devo cercare di essere passionevole, che insomma manco se si può dire, e diretto, quindi direi che Black Adam è stata una grandissima, è stato un film incredibile, però sei stato veramente incredibile, sei meglio di Superman, e non è una battuta sul fatto dello scandalo che è successo con l'attore di Superman e dove c'entravi palesemente tu, Drock, tranquillo, non vogliamo fare battute nei tuoi confronti, siamo dei bravi ragazzi, e ballo vestito da Eva. Quindi vogliamo chiedere allora, The Rock, la storia di sto Black Adam è lunghissima, tu hai detto addirittura che sono anni, ecco, parlaci un attimo, della storia di Black Adam e di come è nato questo film, insomma, tutte queste cose incredibili. So Black Adam was important and this has been a passion project of mine. So I just yesterday I got sent the original article announcing me playing Black Adam 15 years ago. Is that right? I pushed and fought so hard for this movie to be made. And I'll give you the context behind that is 15 years ago, like you and I both were in different positions in our careers. Completely. So when we announced that I was going to play Black Adam, it was just harder for the studio partners to look past the Justice League. They saw Superman and Batman and Wonder Woman and Aquaman and Flash. And I love the Justice League and I love Superman. There's some really cool characters in the DC Bible, for example, like Black Adam has all the powers of Superman, but Black Adam will kill you. Beh, minchia, è una storia assurda, cioè addirittura quanti? 14 anni, tipo, tantissimo, una marea di anni, mica è assurdo, che pensi, Sus? Beh, insomma, tanti anni per un progetto che, insomma, è andato bene, i fan della DC sono ossessionati da Black Adam e siamo felici, però, ecco, siamo felici, ecco. Bravo su Skype, sempre compassionevole e senza peccati. Che non... Vabbè, diciamo. E qui bravo The Rock che ha fatto un incredibile film. Siamo molto contenti che il tuo progetto di Black Adam di diventare un supereroe. Anche se in realtà già sei un supereroe. Guarda che fisico che c'ha. Sei un supereroe lui, è All Might, troppo quest'uomo. The Rock, The Rock, natura, albero, pianta, tutto anti-show, tutto canon. E quindi niente, siamo contenti che alla fine il progetto della DC è andato bene. Faranno un Black Adam 2 The Rock? No, non lo faranno. Il suo silenzio vuol dire di no. È andata così. E niente, io passerei alla terza domanda incredibile. No, ho detto una cazzata. Quarta domanda incredibile. Andiamo avanti con queste domande incredibili. Quarta domanda incredibile. Sus, vai. Allora, The Rock, queste domande. Adesso ci facciamo qualche domanda molto fast, incredibile. Che insomma, tu sei impegnato e dovrai tornare a Hollywood in do cazzo abiti. Allora, toglimi una curiosità, The Rock. Tu sei gigantesco, di muscoli, ovviamente. Toglici una curiosità, The Rock. Ma quanto mangi in un giorno e cosa te mangi? Cioè, che fai? Apri bocca tutto il giorno? Dica. Ecco, vai, Rock. Dici cosa mangi. Buffalo. Buffalo? Yeah. A bit of scrambly egg? Some egg in it, some oatmeal. And a hot dog swallowed whole. And a hot dog swallowed whole. He just loves sausages. Okay, loves wow, again. Yeah, what else do you like? Is that right? Yeah, what else? What else what? What's your next meal? A little bit of chicken, oh, we're some still on this rice. One. Well, it's okay. In a day. All right, goodbye. Hit that board. Okay.
Quindi mangia uova incredibili. Vabbè, ovviamente calcolate che noi dobbiamo tradurre incredibile queste lingue incredibili. Lui parla questo americano molto, molto americano incredibile, e quindi noi dobbiamo capire con i nostri grandi testi. E su che ne pensi? Allora dice che mangia le uova e le salsicce e credo qualche altra cosa, però insomma è un po' inspiegabile. Come fai a avere quel fisico? Lo capisco che fai palestra, però oh, tu te mangi altre cose, altro che uova e salsicce. Lasciate perdere, quando su si parte in romano è infermabile. Ma scusami, che cazzo è quella voce femminile che si sente? Niente, non ci risponde. Mano, hai novità? Niente, Mano neanche ci risponde. Niente, siamo in silenzio, vuol dire. E traduttrice, se può dire? No, non so, c'è una voce femminile quando parla di rock. È abbastanza sospetto questa cosa. Vabbè, niente, visto che la clip dura poco, possiamo fare, facciamo anche la quinta domanda incredibile. Quinta domanda incredibile nel nostro The Rock. Allora, The Rock, rimaniamo sempre sul fattore fisico incredibile, perché io sono molto Eva e giustamente, insomma, sono una bella femminuccia. Quindi, The Rock, incredibile. Allora, il tuo corpo possente, incredibile, ovviamente nasconde un sacco di tatuaggi, no? Ecco, parlaci un attimo dei tatuaggi che hai. No, non c'è bisogno che ce li fai vedere, The Rock. Perché sei spogliato? Perché ci vuole far vedere i tatuaggi. È palestrato questo. Ammazza che tatuaggi che c'è. Vabbè, adesso che ci hai fatto vedere i tatuaggi, dici, parlaci dei tuoi tatuaggi. A lot of things. This is... Take this your shirt off, my... Sean. Okay, they can't see it. They can't see it. I have a really big Polynesian tattoo that tells a story of my life. And then on this side Emily Blunt's face. Mixed with... Which is weird. Weird. Big ball. Continua a sentire quella voce di quella donna, probabilmente sarà una manager di quest'uomo incredibile. Comunque ha detto che il suo tatuaggio rappresenta la storia della sua famiglia incredibile. E vabbè, tutti i samoani hanno questi tatuaggi incredibili. Pure Roman Reigns, Solo, Sokoa, Usos, la Bloodline, vero Sus? Sì, Bloodline. Sus, ti vedo confuso. Guarda che fisico che c'ha questo cazzo. Vabbè, ciao Bert. Taglio incredibile, andiamo alle ultime domande. Ragazzi, come scorre il tempo? Siamo già alle ultime tre domande incredibili per The Rock, che starà per prendere il suo jet privato e tornare a Hollywood insieme a tutti i super ricchi incredibili. Allora, terza ultima domanda incredibile. Allora, The Rock, allora, noi sappiamo che la tua carriera da wrestler è praticamente finita, ma perché non sei a WrestleMania contro Roman Reigns? Niente, non ci rispondi. Che cazzo dovete fare? È famoso così, però sus. Per forza. Basta citare Dario che poi si arrabbia. Allora, incredibile. Senti, non lotti di wrestling incredibile da tanto tempo. E non sei andato a WrestleMania. E tutti i fan sono delusi. Maledetto The Rock. Allora, dici un po', ma è vera quella storia degli infortuni che tu hai fatto il tuo ultimo incontro con John Cena? Ormai una miriade, che era 2013. Hai avuto un incidente con un muscolo pelvico? Tipo, raccontacelo un attimo al vostro scheletro del sus incredibile. I've had a complete shoulder separation here. That required complete reconstruction of my shoulder. I've had 5 knee surgeries from football, and top of my quad popped off my pelvis. No, and my adductor popped off my pelvis. And the pain I went through. You're gonna Google that now. You're gonna get really insecure. I'm gonna Google the. What did the rock overcome? Out. You have freaked him out now. This is gonna keep you up at night. Mecoions, cioè un muscolo pelvico da qui è andato più sotto, cioè è andato più sotto delle mie incredibili seni, assurdo, però sus. Vabbè, ci sta, questi fanno wrestling serio quando lo facevano, è facile infortunarsi, mannaggia. E poi vabbè, ci avrei quanti stuntmen, 31, 40, voglia stuntmen, comunque. Passiamo a un'altra domanda incredibile, vai sus. Allora, caro The Rock, una volta te ne è riuscito con una frase un po' ambigua sul fatto dei videogames, ecco, sui videogiochi. Ecco, una volta avevi detto che volevi essere l'host dei Game Award, te ne sei uscito male, fratello. Togliti una curiosità, ma sei un gamer incredibile o sei più boomer? Insomma, conosci i videogiochi, uomo roccia? Ok, una domanda interessante. Vai The Rock, diccelo. Games. I do want to know that. I used to be a badass gamer. Did you? I was the best. Call of Duty? What was it? I was just... All of them? No, I was, yeah. Were you pretty good? The best. Good with your thumbs? I'm great with my thumbs. Mi piace come dice badass gamer. Questo sicuramente è un boomer. Questo gioca... Ha detto che gioca a COD. Come tutti i boomer. Quindi gioca a Fortnite, COD. Insomma, non è che giochi un pochino più, diciamo... Interessante, ecco, diciamo, per carità, il COD è bellissimo, divertentissimo sparare e basta. Ci siamo capiti. Vabbè, non giocavamo a Battlefield, quindi di che cosa vi stupite? Ecco, me l'ho dimenticato di fare WoW. Bene, io passerei all'ultima domanda incredibile per The Rock. E poi lo facciamo andare via che si sta arrabbiando altrimenti. E eccoci qua, all'ultima domanda incredibile. Mamma mia, questa puntata dello show abbiamo battuto ogni cavolo di record incredibile.
arriviamo all'ultima domanda. E la faccio, la fa il vostro caro scheletro incredibile, Rosus. Vada, insomma, sta, vada, vada, vada. Mano, sei più brava tu come cameraman, comunque. Annotiamo, annotiamo. Come la ragosta, annotiamo. Allora, The Rock, domanda incredibile. Anzi, mi avvicino così almeno. Guarda quante quanto siamo belli, The Rock, guarda. Deo. Allora, The Rock, ascolta il scheletro incredibile. Allora, noi, questa è una domanda che abbiamo fatto anche al The Rock del Godoverse, con la quale aveva una rivalità incredibile, dovevamo lottare e poi è successo quello che è successo. Quindi The Rock, ti faccio questa domanda incredibile, chissà se è la stessa storia. Beh, forse sì. Allora The Rock, perché ti chiami The Rock? Il tuo nickname è The Rock, raccontaci questa cosa incredibile. The birth story of The Rock is, before I do what I do now, many moons ago, I used to throw around 300 pound men for a living and get my ass kicked. And then my original wrestling name was Rocky Maivia, which was a combination of my dad's first name and my grandfather's last name, because both of them were pro wrestlers. So my name became Rocky Maivia. And when it was first pitched to me from Vince McMahon, he said, I got your name and I want it to be Rocky Maivia. What do you think? And as we, he knows me now, and it's how I speak, I say, I hate it. I hate it. And I hated the name. I hated it. I hated it because... Why did you hate it? The lineage I had gave me the opportunity to at least knock on the door. But you wanted your own space. I wanted my own identity. Yeah. I wanted my own space. So I was very proud to come from who I came from, with my dad and my grandfather. My whole family is in wrestling. I still wanted my own space. And so I said, I hate it. And he said, okay, great. Well, that's your name. Wow. And I went, okay. So I embraced it and I did it. And that name did not stick. And eventually, when I became a bad guy, it got truncated down to The Rock. And a guy who was my father figure, and I've talked to you many times about him, Pat Patterson, was a mentor of mine in pro wrestling. I lost him last year when I lost my dad at the same time. I lost my father and my father figure in the same year. He said, what if we call you The Rock? He's a French guy, had a tough French accent. I said, I love it. And he goes, okay, you're The Rock. Love it. That was it. Mamma mia, l'Odissea praticamente. Quindi a lui si chiamava Rocky. Ma è praticamente la stessa storia di quello del Godoverse. Cioè, forse sono più simili di quel che sembra The Rock. Di questo universo, il The Rock del Godoverse. Insomma, mi ha dato una capellata incredibile. Comunque, sì, effettivamente è la stessa storia. Cioè, Rocky Maivia. E poi aveva la gimmick face che non piaceva a nessuno. Poi è diventato Hill. E Pat Patterson, il francese incredibile, che poi se n'è andato. Pace e Pat, incredibile. E gli ha dato il nome di The Rock, che è molto più quella catchphrase incredibile, e poi è diventato The Rock, insomma, ok. Scusate, questo come accondiscendente incredibile. Vabbè, niente, allora, niente. Ringraziamo The Rock incredibile per aver partecipato alla prima puntata incredibile dello show incredibile. Come vedete, ci sono sempre ospiti di qualità incredibile. E niente, ragazzi, siamo distrutti, ma ci manca il finale e abbiamo finito questa puntata incredibile. E quindi, niente, ci vediamo tra poco. Ma prima di salutare The Rock, un bel selfie di ricordo con The Rock. Forza, mettiamoci in posa su questa. Guardate quanto siamo carini. Eccoci qua. Guardate che carini. Gli abbiamo dovuto mettere il vasetto perché il porello è stanco, non si reggeva in piedi. Guarda quanto siamo carini. Mi è pure cascata la tetta, cazzo. Prima foto con ospite dell'antishow puntata 1. Quanto siamo carini. Guardate. Deo. Perfetto, incredibile. Possiamo salutare Dwayne. Dopo aver fatto una foto tutti insieme, Sus saluta The Rock. E ciao Roccia. Salutiamo The Rock. Ancora non ti muovi. Quindi salutiamo The Rock incredibile. Sperando che un giorno tornerà incredibile a fare interviste incredibili con noi. Chissà, magari proprio full body. Per adesso ci accontentiamo di questo incredibile. Quanto è carino il fiorellino davanti a The Rock. Damn. E quindi ci vediamo a tra poco incredibile. Con il finale dello show incredibile, dell'anti-show, puntata 1 incredibile. A tra poco. Wow! Ragazzi, ci siamo arrivati finalmente al finale del primo episodio dell'anti-show incredibile. Guardate, è pure uscito il sole. C'è un sole che spacca le rocce. Mamma mia, il sole soloso. Ecco, appunto, il sole soloso. Se ci sentite un po' sfiancati, siamo stanchi dopo le ore di registrazione incredibile, ma ne valsa la pena per il successo incredibile. Ho fatto sempre a voi. Ecco, molto bene. Ecco, appunto. E adesso vi vogliamo innanzitutto ringraziare se siete arrivati fino alla fine di questo video. Se avete mollato a metà, vabbè, riprovateci, che vi dobbiamo dire. Vedete, perché una puntata incredibile, c'è stato di tutto. C'è stato un tizio che è entrato, granca come cazzo ti chiami, e l'intervista con The Rock. Abbiamo parlato del tema della natura in maniera molto spicy e un sacco di mini gag incredibili. Insomma, una puntata come prima puntata veramente assurda, vero Mano? Smoke weed every day. E adesso arriviamo al finale, dove di solito salutiamo e diciamo degli annunci incredibili. Allora, innanzitutto vi volevamo dire il tema della puntata numero 2 dell'antishow. E come vedete, l'antishow uscirà una volta al mese, massimo un mese e mezzo.
Perché ci vuole tanto a farlo, ragazzi. Ci vuole veramente tanto. Dobbiamo organizzare tutte le cose incredibili. E poi, se, insomma, ci sono una marea di format. Come avete visto sul nostro canale, trovate una marea di format. E vedrete quanti ce ne saranno in futuro. Chissà se ci saranno, non ne sappiamo niente. Insomma, l'antishow è il godo massimo. E noi lo facevamo più spesso nel Godoverse, perché insomma facevamo solo quello, e invece qui facciamo un sacco di cose, quindi insomma apprezzate tutto. Ecco, bravi ragazzi, bravo Sus che dice bravi ragazzi. E quindi niente, mi piace tantissimo il logo, incredibile, che tra l'altro c'è una storia incredibile dietro questo logo. Chissà, non ce la diremo, troppe cose vi dobbiamo dire. Quindi niente, questo vogliamo dire. Quindi non vi diciamo il tema del secondo episodio, perché non lo sappiamo neanche noi. Quindi che cazzo vi diciamo? Oggi quello della natura ci è piaciuto molto farlo. Chissà quale sarà il prossimo incredibile tema della nuova puntata. Chi lo sa. Poi, secondo annuncio incredibile. Il primo era il tema della puntata, ma poi di fatto non ve l'abbiamo detto. Quindi è un mezzo annuncio. Quindi primo vero annuncio incredibile. Sei pronto, Sus? Mamma mia. Allora, come avete visto, in questa settimana dovrebbero essere usciti sia il primo episodio dell'Antishow Incredibile, quindi nuova serie, e poi pure del Salotto del Godo, seconda nuova serie. Aprite le vostre orecchie godose, perché non è finita. Ci sarà una terza serie che sta per iniziare, e vi facciamo, non vi vogliamo dire altro. È una cosa veramente assurda, se ci riusciamo a farla. Letteralmente una serie che facciamo tutti insieme, Cioè, mica cazzi, faremo tutti insieme, ci starà Benito, Guglielmo, tutti quanti, Faber, tutti quanti ci riusciamo, nel nostro limite possibile, i mezzi sono quelli che sono, però ci proveremo a farlo insieme, proprio fisicamente, e non diciamo altro. Insomma, Sus ha già dato un indizio su sé, quindi incredibile. E cosa ti tratterà di questa serie? Non vi diciamo il titolo, non vi diciamo né il titolo, e né... Vabbè, dai, vi diciamo una cosa, sarà un qualche cosa, diciamo che... Sarà qualcosa che porta al limite l'idea di progetto. Cioè qualcosa, proprio letteralmente, uscire. Di solito si dice uscire dalla comfort zone. Di solito invece in questo caso noi diremo uscire dagli stage. Ecco, basta, non diciamo altro, perché altrimenti basta, troppe susse informazioni incredibili. Quindi vi vogliamo dire che la settimana dopo questa, quella settimana che usciranno due video, se ci vedete meno presenti, è perché staremo registrando questo format nuovo che vi vedrete per tutto il mese di aprile. Un episodio ogni 10 giorni circa, che ci vorrà una marea di tempo a editarli. È tornato pure il camera, maledetto camera. Quando ci sono gli annunci che ti interessano, torni, Quindi niente, quindi preparatevi, che ci saranno altri due della prossima settimana. E noi nel mentre registreremo questa terza serie per il momento. Incredibile, assurda. Veramente siamo super felici di fare questo esperimento incredibile. E adesso, ultimo annuncio incredibile, i nuovi titoli di noi due incredibili. L'ultimo annuncio incredibile ha a che fare con i titoli incredibili, gli Hood Champions. Mi mancherà un po' questa cintura. Cioè, noi queste cinture, pensate, ci sono una riproduzione di quelle che erano esattamente del Godoverse. Quindi noi siamo legati a queste cinture, cioè proprio sono state le nostre prime cinture di tutte le nostre avventure nel Godoverse. Però siamo in questo universo, sono successe un sacco di cose, è tempo di rinnovamento. Esatto, su Sergio. Quindi per una volta dobbiamo dire bravo Cameron, perché ti hai fatto delle cinture incredibili che sostituiscono queste. Quindi direi di salutare le nostre vecchie cinture, che ovviamente teneremo nel nostro cuore incredibile. E adesso il God Champion, il vostro caro scheletro incredibile, e su Sergio Champion vi faranno vedere le nuove cinture incredibili fatte dal nostro Cameron alle 2 di notte, perché altrimenti non lo paghiamo. E infatti non lo paghiamo. Ah, tra l'altro, piccola battuta incredibile, che però in realtà è una battuta fino a un certo punto. Avete presente che insomma il Cameron si lamenta che non lo paghiamo? Questa cosa assurda. Infatti ti abbiamo dato 2 euro l'altra settimana. I soldi del Cameraman in realtà saranno probabilmente un indizio della nuova serie che dobbiamo girare quella settimana incredibile. Quindi vedrete, insomma, non la capite adesso. Quindi adesso, mano, portaci i titoli nuovi. Smoke weed every day. Vi presento per prima cosa il nuovo, il titolo, gli UD Champion del vostro Sushi Incredibile. 3, 2, 1. Guardate che meraviglia. Damn, guardate che bello che è il nuovo titolo dagli UD Championship. Riesco a rotolarmelo pure meglio, perché è più compatto. Guarda quanto è bello. Damn, e adesso tocca a Sua Maestà. E adesso Sua Maestà, il nuovo titolo del God Championship. Vada Sua Maestà, eccolo. Guardate come lo tengo come un vero gangster incredibile al collo, perché questo lo possiamo... Guardate quanto siamo belli. I nuovi titoli incredibili. Tra l'altro il rosso è una piccola citazione a Babbo, perché ancora non sappiamo che fine ha fatto Babbo, maledetto bruco cattivo, in onore di lui, che è stato il primo vero combattente con il quale il vostro scheletro ha combattuto. In onore, è fatta di rosso. Guarda quanto sono belle le nuove cinture incredibili. E qui niente, queste sono nuove cinture dal God Championship e del Youth Championship. Incredibile, Sus. E niente, penso che basta, penso sia finita così. Siamo distrutti, taglio incredibile. Noi vi salutiamo, il vostro scheletro vi saluta. Che c'è a capo a me? Non è possibile. Sus, è di nuovo lui! Non è possibile.
Non può essere di nuovo quel bruco maledetto! Cameron, metti subito la clip per forza! Vai, Cameron! Ciao! Io sono Alessandro il bruco! E guardate chi ho dietro! Questi due corpi inutili adesso per il vostro Alessandro diventeranno utili! Come va il vostro inutile show inutile? L'ho detto due volte. Io sono Canon e adesso vedrete, usando quell'inutile corpo della Befana, ho appreso alcune magie. Sommate ai corpi di questi due inutili e alla benedizione della Beast. Adesso il vostro Alessandro farà lui una vera magia. Tramite questo cerchio magico adesso attuerò l'incantesimo rituale. Vedrete cosa ho in mente. Anobilus nandulugado da nindelia da Beast. Funzionato, venite, adesso vi presenterò una cosa che vi farà molto piacere. Inquadra bene il mio misterioso cameraman. Com'è? Ho visto che avete fatto dei titoli nuovi incredibili. Sarebbe un vero peccato se quei titoli doveste già metterli in palio, magari per avere delle informazioni dal vostro Alessandro Bruco. Venite che vi presento il risultato della magia e del godo usato con il potere della Beast. Guardate cosa ho creato! Non vi dirò ancora come li chiamerò, forse li chiamerò Eva. Mica sono un inutile padre con gli occhiali che se li devi tirare su per diventare famoso. Sono molto meglio e lui non ha mai visto cos'è la vera malvagità. Inutile coglione scienziato. Guardali, sono meravigliosi. Cari miei amici, ci vedremo molto presto. Perché, cari miei, io vi sfido a mettere in palio le vostre inutili cinture, tutti e due, contro di loro. Ci vedremo presto, intanto il luogo già lo conoscete. Ci vediamo là, quella che chiamavate la Santa Arena, che diventerà il vostro cazzo di cimitero. Mio compagno, chiudi la chiamata, è il momento di dargli loro energia. Non ci posso credere, RT è riuscito a fare un'evocazione proibita. È veramente assurdo. Come fa quella creatura a avere la benedizione della Beast? Quello è un rituale che va contro le regole del Godverse. È assurdo. Renti, dobbiamo tenerli sotto controllo. Non possono fare del male, è l'unica speranza in loro. Dovremmo chiedere rinforzo. Che c'è, Renti? Hai ragione. In tutto questo, quella entità che tiene la telecamera al bruco è una creatura malvagia, emana un'aura spaventosa anche lui. Dobbiamo seguirli. Andiamo. Mio Dio, ma cosa cavolo? Non è possibile, dai! Ma che cazzo? Ma ti rendi conto di quello che hai detto? Cioè, non... Maledetto! Lo sapevo io! È tutto così! Lo sapevo! Oh, that's not beautiful! Oh, that's not beautiful! Non so che dire. E sono veramente preoccupato perché non è una bella cosa, purtroppo. Esatto. E quindi che cosa facciamo? Forse dobbiamo chiedere a Faber. Picciotti, secondo me qui c'è poco da fare. Bisogna stare costantemente attenti, con gli occhi sulla testa e la testa sulle spalle. Le spalle sul corpo, avete capito? That's beautiful, forse. Esatto. Mamma mia, ma... No! Ma quello... Mio Dio, ma sei ancora vivo allora? Mi allontano, mi allontano, ho paura. Da dove è uscito? Ma da dove sei entrato, anzi, piuttosto?
Infatti, maledetto, ma poi non eri morto, dai, senta, troppe domande, madonna. I'm beautiful, that's not beautiful, però purtroppo beautiful. Non so veramente che cosa dire. Fabber, attento, non ti avvicinare. Piazza di merda, e tu che saresti? Dimmelo, che saresti? Sono Fust. Sono Fust. Un clown. Ma forse voi siete più pagliacci di me. Ti prendo a pugni, capito? Dove devi andare? Esci da qui. Non toccare i miei amici. Questa frase è molto nostalgica. Grande Faber, proteggici tu. Faber, sei un grande. Insomma, ho paura. Fate bene ad avere paura. Questo stupido animale non riuscirà a fare nulla. Tu pensi che io sia solo? Invece non lo sono. Sono in compagnia di buone persone. Guarda che non sei l'unico animale in questo universo. Bene, detto questo, me ne vado. Maledetto, come osi? Vieni. Se n'è andato. Maledizione. Sua maestà, non so come dire, ma è mostruoso. Cioè, Babbo e la Befana sono stati sacrificati per quelle cose. E vuole i nostri titoli, questo bru. Sua maestà, ci dobbiamo assolutamente. No, sus, non scapperemo questa volta. L'altra volta sei stato fortunato, bruco di merda. Perché Schedule, il vostro caro Schedule, era stanco per lo scontro con Babbo, ma questa volta metteremo fine a questa cosa. Perché hai delle informazioni, bastardo, sus. Ho capito, sua maestà, ma quei cosi sono potentissimi, cazzo. Vostro sus è preoccupato. Sua maestà, non abbiamo godo abbastanza. L'altra volta siamo stati. Sus, no, dobbiamo affrontare quei cosi. Insomma, sta detto che ci dobbiamo incontrare alla Santa Arena prossimamente. Sus, andremo e vedremo cosa fare con quel maledetto bruco. Alessandro il bruco, accettiamo la tua sfida. Insomma, sta per favore, no, non siamo pronti per affrontare quella cosa. Sus, dobbiamo per i nostri amici, sus. Va bene. Alessandro il bruco, ti sconfiggeremo. Succhia. Succhia, il vostro Ludi Champion Sus e Sua Maestà il God Champion ti affronteranno e affronteremo quei brutti cosi dietro. E succhia, ok? E niente, non ci rovineremo il finale di questa puntata incredibile. Quindi il vostro schedo vi saluta, Sus vi saluta, è distrutto, ma Scamramen saluta, anche se lui è terrorizzato da quella creatura orribile. E ci vediamo prossimamente con nuovi video, prossima settimana, con nuovi video incredibili. Taglio incredibile e alla prossima. Buon!